Buonasera a tutti, ricominciamo questa sera gli incontri di quartiere con Parma Centro. Come avrete visto, abbiamo già distribuito all'ingresso una serie di questionari che ci servono per introdurre la prima parte di questa serata che riguarda la partecipazione. In realtà noi stasera siamo qui e adesso magari se qualcuno mi sa dire se era già presente all'incontro precedente, c'è qualcuno che era già presente? Beh, ok, qualcuno c'era, gli altri sono tutti nuovi, allora spieghiamo sia per voi che per i nuovi quello che stiamo cercando di fare con questi incontri. Gli incontri hanno due finalità. Intanto cercare di avere le informazioni, suggerimenti da parte della cittadinanza per ricostituire una nuova forma di partecipazione all'interno della città. Come sapete c'erano le circoscrizioni, sono state abolite e quindi bisogna e sicuramente noi vogliamo ricostituire una forma di partecipazione all'interno dei quartieri che dia la possibilità di avere ai cittadini un contatto diretto con l'amministrazione, di fare le proprie proposte, di mandare avanti quelle che sono i suggerimenti, insomma, benvenuti e benvoluti da parte dei cittadini verso l'amministrazione. Per fare questo abbiamo pensato di farvi compilare un questionario che riguarda degli indirizzi generali di come vorreste la partecipazione all'interno della città e all'interno del vostro quartiere. Avete tutti in mano questo questionario, vi prego di compilarlo. Oltre alle domande, intanto i vostri dati, perché ovviamente significa che su ciascuna persona che compila noi sappiamo esattamente i suoi riferimenti anche anagrafici, di residenza, possiamo capire, insomma, ad avere con voi già incominciare ad avere un rapporto diretto. Poi c'è la parte invece del questionario successiva, che è in due pagine, quindi fronte retro, in cui ci sono delle domande chiuse, quindi con una risposta sì o no, o con una risposta guidata, e poi delle domande aperte, che sono le più importanti, badate bene, perché sono proprio quelle in cui voi potete esprimere un vostro giudizio, un vostro punto di vista, dare dei suggerimenti effettivi all'amministrazione. Quindi non siate timidi, ecco, compilatele completamente anche nella parte, perché ci siamo resi conto che spesso e volentieri si fanno la prima parte e la prima pagina e non fanno la seconda e non compilano la seconda. Invece è molto molto importante che voi diate i vostri suggerimenti all'amministrazione compilando questa scheda. Cosa succede poi delle vostre schede? Noi le stiamo raccogliendo incontro dopo incontro. La stessa scheda è stata pubblicata sul sito del Comune e quindi anche chi non partecipa direttamente agli incontri potrà compilarla e registrandosi, quindi con proprio nome e cognome, con la carta d'identità, potrà compilare questa scheda e sottoporla alle amministrazioni in modo che ci sia il maggior numero di cittadini che esprime il proprio parere su quello che è una nuova forma di partecipazione. La compilazione di queste schede andrà avanti per tutto il periodo che noi abbiamo gli incontri di quartiere e finirà intorno alla metà di giugno. Una volta raccolti tutti i dati relativi alle schede che voi avete compilato, noi istituiremo una giuria di cittadini. Cosa significa? Sorteggeremo un campione di cittadini su tutti i quartieri, sulla totalità della città, che saranno chiamati a dare un aiuto nella formulazione di un regolamento. Un regolamento che andrà a sostituire quello che c'era precedentemente, relativo appunto alla suddivisione delle circoscrizioni, e che stabilirà tutti i rapporti e la frequenza degli incontri, chi sarà eletto a rappresentare quartiere per quartiere e in che forma verranno elette queste persone. Quindi questi cittadini, questo
campione di cittadini verrà prima di tutto informato attraverso incontri, vari incontri con degli specialisti, cioè persone che a vario titolo si sono già occupati di partecipazione e che potranno presentare a questi cittadini un modello di partecipazione. Una volta finita questa fase di informativa, sarà il compito dei cittadini sorteggiati di analizzare questi vari modelli e tirare fuori, riuscire a ricavare, con l'aiuto ovviamente di alcuni facilitatori che vi accompagneranno nel percorso, tirar fuori un regolamento che sia il regolamento scritto dai cittadini per i cittadini e per la partecipazione dei cittadini. Ovviamente non vogliamo escludere anche la parte politica, quindi questo tipo di regolamento redatto da voi verrà poi sottoposto anche in commissione, verrà rimesso sempre sul sito del comune, quindi gli altri cittadini che non hanno partecipato a questo gruppo scelto potranno dare il loro punto di vista, potranno dare suggerimenti sulla bozza di regolamento. Questo andrà avanti per varie settimane in modo che il maggior numero di persone possano votare questo regolamento. Una volta chiuso il termine in cui sarà possibile proporre le proprie soluzioni, la bozza verrà poi ripassata in commissione e poi definitivamente in consiglio comunale per l'approvazione. L'approvazione sancirà proprio il fatto che questo regolamento verrà a far parte dei regolamenti comunali e guiderà i cittadini nei loro rapporti con l'amministrazione da quel momento in poi. Questo in breve quello che sarà il processo che noi abbiamo deciso di fare e che vorremmo. Ecco, il percorso partecipativo lo vedete qui alle mie spalle, sostanzialmente quello che io vi ho presentato, quindi l'incontro di presentazione nei quartieri, quindi la scheda, l'acquisizione dei pareri dei cittadini che avviene anche attraverso il sito internet del comune, la costituzione di questo gruppo di lavoro o più gruppi di lavoro che stenderanno una proposta di regolamento partecipato, passaggio in commissione consiliare, di nuovo raccolta dei pareri della cittadinanza attraverso il sito internet, attraverso altre forme di divulgazione che stiamo studiando al momento e poi approvazione con delibera da parte del Consiglio Comunale. Questo è lo schemino che voi avete in mano, punti di debolezza, quello che è, vedete, le prime tre domande vi guidano un momentino nella compilazione, dalla 4 alla 6 invece ci sono le risposte aperte in cui voi potete esprimere liberamente quello che pensate, quali sono i punti di forza delle precedenti esperienze di decentramento, quali i punti di debolezza e cosa secondo voi si può fare per migliorare la partecipazione all'interno della città. Quindi suggerimenti e proposte. Questo è il sito del Comune di Parma dove voi potete andare e magari, anzi vi prego di diffondere la notizia appunto che si può attraverso il sito, registrandosi, compilare questa scheda e lasciare il proprio parere. Il sito in realtà è strutturato in questo modo, vedete c'è una pagina che scorre tutti i giorni dove ci sono le notizie più importanti. In basso a destra c'è il banner del il quartiere che vorrei. Se voi cliccate su questo andate direttamente alla pagina relativa in cui c'è il percorso partecipativo e poi la scheda di partecipazione da compilare. Questi sono gli altri canali di comunicazione che noi possiamo avere per quanto riguarda la partecipazione. C'è un indirizzo email del Comune di Parma che è appunto partecipazione@comune.parma.it e qui voi potete indicare, mandare tutti quelli che sono altri suggerimenti extra rispetto a quelli che magari avete già inserito all'interno della scheda.
Vi abbiamo consegnato, fra l'altro, un bigliettino che rimane a voi, dove tutti questi riferimenti sono comunque riportati e quindi lo potete sia tenere per voi che diffonderlo ad altri amici, parenti e conoscenti. Io adesso intanto vi lascerei 5 minuti per chi non l'ha fatto ancora, 10 minuti da compilare le schede perché è veramente importante, dopodiché almeno non ci distraiamo su altre cose, avete 10 minuti in cui vi concentrate, se non l'avete già fatto, a compilare queste schede. Dopodiché, come vedete, vicino a me ci sono tantissime persone, l'assessore Folli, l'assessore Casa, accompagnate dal comandante Verusio e dagli comandanti, scusate il vostro nome, mi scusi. Capiamo Nasponi. Marcello Piccione. Ecco, che vi esporranno tutta una serie anche di punti e di problematiche relative alla sicurezza. La sicurezza che è uno dei temi che sempre torna alla ribalta in tutti gli incontri di quartiere che noi abbiamo fatto. Comunque, adesso torniamo alle schede. Vi lascio il tempo di compilarle, dopodiché verranno ritirate dalle mie collaboratrici bravissime che sono laggiù. Ok, prego. Chiedo scusa, io sono arrivato con un po' di ritardo. Prego. Ma al di là di compilare la scheda, sì, c'è dialogo stasera? Cioè, allora, sì, sì, ha ragione. Allora, le parlo un attimino di quello che è lo svolgimento della serata. Come ho detto all'inizio, sostanzialmente noi siamo qui intanto per proporre questo modello di partecipazione e per ricavare da voi tutti i vostri suggerimenti. Seconda cosa, riporteremo quelle che sono le risposte ai quesiti che c'erano stati proposti precedentemente. Quindi, questo è il motivo per cui sono con me i due assessori, per loro risponderanno direttamente alle questioni che gli erano state poste precedentemente, io risponderò invece per tutti gli altri assessori che non sono presenti questa sera, che però saranno presenti in altre serate, però insomma per quanto riguarda gli argomenti relativi a Parma Centro risponderò io. Alla fine di queste risposte, di queste presentazioni, lasceremo la parola a voi per qualsiasi altro richiesta, risposta, anzi adesso anche al di là della compilazione, se voi volete, avete qualche cosa riguardo alla partecipazione che non vi è chiara, me la potete chiedere, potete chiedermi quello che volete, dopodiché passiamo alla presentazione delle risposte ai quesiti precedentemente esposti. Sì, però chiedo scusa, anche domande nuove si possono fare qui. Certo, certo. Certo. Volevo soltanto specificare, lasciamo finire questa parte iniziale che riguarda proprio la presentazione dei vecchi quesiti e delle risposte. Sì, e ovviamente temi relativi a questo quartiere, domande nuove relative a questo quartiere. Ma mi scusi, non è corretto magari anche nei confronti delle altre persone. Cerchiamo di rispettare la scaletta. Io non le tolgo la parola, però vorrei cortesemente dare lo spazio a tutti. Quindi io lo dico, ma che ci
sediamo qua dietro, perché sennò abbiamo, non so, qua siamo tutti fermi a guardarla. No, vi ho dato 10 minuti di tempo per compilare le schede. Se avete finito, le ritiriamo e ricominciamo. Io sono qua dalle 8 e mezza. Allora, va bene, va bene. Ha compilato la scheda? Lei l'ha già compilata? Ecco, bene, allora la dia pure alla signorina, grazie. La gentilezza. No, no, non voglio la gentilezza, voglio la concretezza. La penna non c'è. Sì. Sicurezza, ci stanno le domande. Sì, okay. Cominciamo. Allora. Facciamo incominciare l'assessore Casa e subito dopo i vari comandanti e avremo poi le domande, così il signore sarà sicuramente contento. Prego. Allora, buonasera a tutti. Dunque, io stasera mi focalizzerò su quelli che sono i temi legati alle mie deleghe, innanzitutto il commercio e poi parleremo di sicurezza. Stasera abbiamo il comandante, nonché il capitano Nasponi e il maresciallo Piccione. Allora, per quanto riguarda il commercio, passo velocemente in rassegna quelle che sono state le segnalazioni arrivate durante l'incontro del quartiere del 7 novembre scorso. Innanzitutto veniva fatto notare che pare vi siano locali, in questo caso si fa riferimento principalmente ai locali di Via Farini, che pare vadano ad occupare più spazio di quello per cui hanno chiesto la concessione. Qui, devo dire, stiamo effettuando controlli quotidiani, principalmente magari nei momenti un pochino più di affollamento, perché riteniamo giusto che se un locale occupa per un certo spazio deve pagare per quello spazio e non deve prendere più spazio rispetto a quello per cui ha ricevuto la concessione. Quindi su questo stiamo controllando e credo che si veda abbastanza anche da quelli che sono da quanto è riportato sulla stampa. È stata richiesta la possibilità di prenotare i taxi. Questo non è possibile per legge, nel senso che c'è una legge, nello specifico è la legge 21 del 1992, articoli 2 e 13, che lo vieta. Quello che stiamo verificando sulla falsariga di quanto avviene in altre città come Bologna e Reggio Emilia è di fare la prenotazione della chiamata. Quindi questo è diciamo una soluzione che stiamo verificando con i nostri uffici per capire se la cosa è percorribile oppure no. Poi viene detto, ed è una cosa abbastanza visibile, che nel centro storico si è notata la chiusura di molti negozi. Devo dire che ce ne sono anche alcuni che sono aperti, fortunatamente, soprattutto legati ai nostri prodotti tipici. Mi riferisco a una salumeria su via Garibaldi, su via Farini, un'altra su via Mazzini. Però è evidente che è una, diciamo così, è una situazione, quella della chiusura di alcuni negozi, che si vede in varie parti della nostra città. L'intervento su cui stiamo lavorando si chiamano progetti di valorizzazione commerciale.
Il concetto è di intervenire innanzitutto con un supporto economico che si evidenzia attraverso l'abbattimento, un contributo in abbattimento dell'IMU per i proprietari di locali sfitti, quindi cercare di incentivare l'affitto appunto dei locali al momento non in affitto, cercando ovviamente di anche ridurre le tariffe, i canoni a canoni accettabili per chi appunto deve entrare. Inoltre stiamo valutando anche quelli che possono essere, a seconda dell'area di nostro interesse, e poi vi dirò dove stiamo valutando di attuare questi progetti, l'idea è quella di individuare quelle che possono essere le attività che riteniamo interessanti da poter incentivare, quindi attraverso anche dei contributi a fondo perduto per quello che riguarda investimenti che il Comune può mettere a disposizione. Nei miei capitoli del commercio e dello sviluppo economico abbiamo piccole somme, devo dire, che vedremo di mettere a disposizione. L'idea è di partire soprattutto con una sperimentazione su via Imbriani e via Bixio. Non impatta sul centro storico nello specifico, però comunque è l'oltretorrente. Viene riportato poi che alcuni locali tengono la musica alta fino a tarda notte. Questo è un argomento legato appunto al discorso, chiamiamo così, movida, ne parlerà poi dopo il comandante. Il regolamento comincia in questo periodo ad essere verificato da parte del corpo della polizia municipale, nonché anche dell'arma dei carabinieri e della polizia di Stato, coadiuvati anche dall'ispettorato del lavoro, anche dall'ARPA e dall'USL, quindi poi entreremo un po' più nel dettaglio con il comandante Verrusio. Viene richiesto viene indicato che i negozi della zona stazione dovrebbero presentarsi in maniera più decorosa e pulita. Anche qui le leve sono attraverso alcuni regolamenti, quindi anche qui con la polizia municipale si sta intervenendo appunto al fine di mantenere la zona più decorosa. Poi stiamo lavorando sul regolamento di polizia urbana e anche qui ce ne parlerà il comandante. Problema delle casette della ghiaia, questo è un problema ormai storico, credo che dal 2006 o il 2007 vada avanti. A dicembre abbiamo eliminato due blocchi di casette e per quanto mi riguarda è stato un grande successo, perché comunque portavano degrado, e poi credo che anche i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri ce ne possono testimoniare. Adesso stiamo lavorando e io conto entro qualche mese di riuscire a risolvere la situazione, quindi eliminando le casette che sono ancora presenti in Piazzale della Pace, però il concetto è che qui occorre anche pensare agli operatori che sono attualmente nelle casette, che devo dire la verità sono stati un po' maltrattati, nel senso che questi erano un giorno in ghiaia qualche anno fa e dovevano provvisoriamente rimanere in queste casette, questo provvisoriamente si è allungato purtroppo un po' troppo, quindi io conto nell'arco di qualche mese, spero per l'estate, di trovare una soluzione. Insieme con i nostri uffici ci stiamo lavorando, ci stiamo confrontando con coloro che oggi vivono e operano in queste casette, con le associazioni di categoria, e contiamo di trovare una soluzione velocemente. Istituzione di mercatini bio o comunque mercatini degli agricoltori. Beh, qui abbiamo un modello vincente che è quello del mercato di Piazzetta Imbriani vicino all'Annunziata e poi di Piazza Lubiana. L'idea è quella di farne sicuramente altri. Devo dire, Parma Centro ha già quello dell'Annunziata, quindi probabilmente, visto che ci sono richieste anche da parte di altri quartieri, probabilmente è bene dare un po' più di attenzione ad altri quartieri. Mercato infrasettimanale concentrato in un unico luogo, quindi si parla della ghiaia, o ristretto ad un'unica zona. Allora, volevo specificare che se fino ad oggi abbiamo il mercato della ghiaia e poi abbiamo Via Verdi
che sono slegati tra loro è unicamente dovuta al fatto che nel momento in cui avremo, diciamo, tolto queste casette, il mercato di Via Verdi si sposterà lì da Borgo delle Cucine, ed è in questo modo il mercato verrà totalmente ricompattato. Volevo chiarire anche che, come abbiamo già detto, diciamo, scusandoci per il disguido e per i disagi per gli abitanti di via Verdi, il concetto era di andare in Via Verdi anziché in Pilotta, dove peraltro ci sono stati dei lavori per la ristrutturazione del tetto di una parte dell'edificio della Pilotta. L'idea è legata al fatto che in Pilotta noi dobbiamo, quello che introitiamo come comune, che sono poi i soldi nostri, dobbiamo girarli alla soprintendenza. Allora, visto che siamo in carenza, è meglio probabilmente tenerceli e quindi utilizzare gli spazi e il suolo del comune. Quindi sono circa 65-70 mila euro, se non ricordo male, che nel momento in cui occupavamo il suolo in Pilotta dovevamo girare alla soprintendenza, abbiamo ritenuto opportuno tenerceli per noi, visto che comunque non siamo in grandissime condizioni economiche. Queste sono le cose un che sono state riportate nell'incontro del 7 novembre relativamente al commercio. Ovviamente, se poi ci sono altre domande, io sono a disposizione. A questo punto passerei all'aspetto sicurezza. Ci tenevo, visto che comunque la sicurezza è uno dei temi più importanti, abbiamo visto anche negli incontri negli altri quartieri e più sentiti da parte della cittadinanza, ci tenevo a portare delle risposte anche con un po' più di competenza rispetto a quella che posso avere io non sono un tecnico, quindi ho chiesto al comandante Verrusio di essere presente e ci risponderà per quello che riguarda la Polizia Municipale. Principalmente uno dei temi più richiesti da parte della cittadinanza, sia negli incontri di quartiere che in generale, è il discorso del poliziotto municipale di prossimità, del vigile di quartiere per intenderci, e quindi ci spiegherà appunto di questo progetto su cui stiamo lavorando. Ci parlerà poi anche appunto degli interventi legati al controllo della Movida, e poi ci daremo la parola al capitano Nasponi e al maresciallo Piccione per appunto anche quelli che sono i temi più di competenza delle altre forze dell'ordine. Stasera abbiamo i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri che si alternano con anche i rappresentanti della Questura, quindi ringraziamo sicuramente la loro presenza. Devo ringraziare il colonnello Cerrina e anche il signor Questore che ci hanno dato questa disponibilità. Buonasera. Allora, come già presentato anche in altri momenti di questo tipo ai cittadini, l'incarico principale che mi è stato dato appena arrivato è quello proprio di realizzare a favore della città un servizio che vada incontro alle istanze dei cittadini. Quindi io ho visto anche nelle schede che l'amministrazione ha raccolto nei vecchi incontri che tutti chiedono la presenza proprio dei vigili, li vorrebbero proprio vedere, come si dice normalmente, no? Che ci sono ma non si vedono, a volte non si vedono perché stanno lavorando, perché quando fanno un controllo dentro al negozio è chiaro che magari non si vedono per strada, altre volte non si vedono perché non si vedono e basta. Appunto. Però i vigili ci sono, quindi noi vediamo adesso di riorganizzarli. Il progetto è già a buon punto. Che cos'è il progetto? Il progetto serve per cercare di dare organicità a un servizio, di poterlo iniziare in un modo razionale, che risponda ai bisogni e che comunque raccolga quelle istanze da parte dei cittadini, quindi un servizio di contatto, non in moto, non in macchina, ma a piedi. Perché se il vigile in macchina passa via e va e non raccoglie, invece bisogna avere un contatto, un dialogo, a volte anche uno scontro, perché no? Perché magari c'è il vicino che si lamenta dell'altro vicino, quindi bisogna intervenire, poi quello esce, si arrabbia, ecco, però si deve fare sempre in un modo che non sia di conflitto, ma un modo per andare incontro ai bisogni e cercare anche di far capire laddove si sbaglia, che bisogna cercare di recuperare dei comportamenti che mirano al rispetto delle regole e che servono per farci vivere tutti molto più serenamente. Quindi il progetto cos'è? Adesso stiamo finendo la mappatura delle problematiche, dato che chiaramente un vigile in ogni strada non c'è, perché le strade sono tante,
noi mappiamo i centri abitati e vediamo quali sono le criticità. A quel punto definiamo dei percorsi, delle zone dove prevalentemente a piedi il vigile si deve far vedere, deve passeggiare, deve contattare la gente, deve ascoltarla. Attualmente gli esposti che ho raccolto in questi incontri, problemi di singoli cittadini che magari scendendo da qui mi dicevano ma sa, da me c'è questo problema, io abito lì, c'è quell'altro, io sono tornato in ufficio, ho incaricato un vigile della zona di andare, suonare al campanello, sentire la signora o l'esponente, capire esattamente qual è il problema e proporvi una soluzione. Questo è un po' il metodo che io vorrei che non fosse solo di quei 30, 40, 50, 100 vigili che sono a livello territoriale, ma diventasse una cultura, cioè tutto il corpo deve essere improntato a dare un servizio alla città. Quando io vado a fare un incidente stradale faccio un servizio al cittadino, non sono lì per punire chi ha colpa, ma faccio per cercare di raccogliere tutti gli elementi che consentano poi a entrambe le parti di ottenere il giusto risarcimento. Quindi non sono lì a scopo punitivo, quindi anche l'intervenire a livello sanzionatorio, a volte prescrittivo, non è punire, ma è cercare di mantenere quegli equilibri di civile convivenza che sono necessari se vogliamo cercare di recuperare un grado di civiltà che ci consente di vivere meglio. Questo è l'obiettivo del progetto, che si farà attraverso ovviamente una mappatura del territorio, la collocazione dei vigili nei posti dove c'è bisogno, attraverso corsi di formazione, perché la Polizia Municipale va nuovamente formata, ha un ruolo di prossimità che è stato un po' perduto. I più anziani se lo ricordano ancora e sono anche felici di ricominciare a lavorare in questo modo. I giovani un pochino meno, quindi vanno un po' rimotivati e ricoinvolti in questo tipo di filosofia. L'altra cosa che stiamo facendo, sempre per andare incontro ai bisogni dei cittadini, è la verifica e l'analisi delle telecamere attualmente installate. Ne abbiamo tante, tantissime, ma ancora ci sono richieste nonostante tutto. Quindi andiamo a vedere tutte quelle installate, perché sono state installate, se sono ancora utili allo scopo, se è possibile, perché non più utili lì, perché lì magari il problema c'era 4, 5, 6, 7 anni fa, ora non c'è più, se si possono spostare in altri luoghi ritenuti più utili. Questo è il lavoro che stiamo facendo, ma che io conto di far partire a breve, cioè non è che quando si parla di progetto si deve pensare alla cattedrale, ecco. No, ci sono progetti che si scrivono in 20 giorni, si realizzano dopo 15 giorni, ecco, nel senso a breve, entro giugno io voglio far partire tutta l'organizzazione, che non sarà ovviamente qualcosa di statico, ma di molto dinamico e flessibile, perché un problema può darsi che oggi si sia, domani, ovviamente perché siamo presenti noi, si sposta, e allora si deve continuamente ricalibrare l'organizzazione sulla base dei problemi e di dove gli stessi si presentano. Per quello che riguarda il disturbo determinato dai locali, la movida, eccetera, abbiamo cominciato il 24 con un turno serale notturno che va dalle 22 alle 4, finalizzato proprio al controllo della chiusura dei locali, al rispetto dell'orario. Quando l'assessore prima e io ora, quando diciamo la legge, è perché la legge è legge, la fa il Parlamento, noi non possiamo andare contro. Certo che troviamo tutti, diciamo, quegli anfratti, quei piccoli spazi che ci consente comunque la legge per infilarci delle norme di regolamento che ci consentano, perché purtroppo a Roma quelli che stanno in Parlamento non sanno quello che succede nelle città. Le problematiche dei sindaci rimangono dei sindaci e non vengono molto condivise a livello statale. Giustamente il cittadino si rivolge al sindaco, lo elegge direttamente e vuole da lui una risposta ai suoi problemi. Molto spesso però noi siamo limitati dalle norme statali. Quando fecero la liberalizzazione, vi ricordate, no? Per televisione, che bello, liberalizzazione degli orari e via, tutti adesso davvero sono liberi. Se adesso un pubblico esercizio chiude perché ha comunicato che chiude alle 22, domani scrive al comune e dice io chiudo alle 2, io chiudo alle 4, lo può fare. E noi non possiamo fare niente per impedirglielo.
però possiamo impedire che disturbino, questo sì. E quindi purtroppo non abbiamo più l'arma in mano di dire ti faccio chiudere prima, perché questo non lo possiamo più fare. Però loro non si possono permettere di disturbare, al punto ho visto della gente veramente ormai in depressione totale perché non dorme da anni, e questo non è ammissibile. Quindi noi studieremo di tutto per cercare di intervenire in modo da farli desistere da questi comportamenti. Quindi da servizi che vadano a verificare che non somministrino alcol, soprattutto nelle ore tarde, ai minori o persone già in visibile stato di ebbrezza alcolica, quindi rispetto di quelle norme che se venissero rispettate senza bisogno del cane da guardia in divisa che faccia bau bau, gli faccia la multa, si vivrebbe tutti meglio, perché dare da bere a uno che è già in stato di ebbrezza significa che poi sta male, piglia la bottiglia dalla bottigliata a quell'altro, quando gli animi sono caldi l'alcol fa un brutto effetto. Quindi questo è l'impegno in genere. Attualmente abbiamo fatto dal 24 sera, 3 sere la settimana in notturna, abbiamo fatto 15 verbali sugli orari non rispettati e 2 per i rumori, perché avevano la musica accesa all'esterno oltre l'orario consentito. Siamo all'inizio, siamo appena partiti, però l'importante è non smettere, perché è chiaro che non può essere uno spot, i controlli devono essere continui e devono insomma esserci sempre. Questo è il nostro impegno. E poi, in ultimo, e poi taccio così lascio la parola a voi, l'ascolto. Quindi spero di riuscire a convincere il corpo che per lavorare bene dobbiamo ascoltare i cittadini. Dopodiché qualcosa si potrà fare, qualcosa non si potrà fare, perché non si può fare tutto, perché i soldi non ci sono, perché c'è tanto bisogno di soldi per la manutenzione e sappiamo in che stato versano le casse degli enti pubblici, però tutto quello che si può si cercherà di fare da qui, e poi speriamo nei prossimi anni di avere anche più possibilità economiche per rispondere ai bisogni della città. Sì, grazie. Buonasera, io sono il capitano Nasponi, sono il comandante della compagnia Carabinieri di Parma. Qui al mio fianco c'è il maresciallo ordinario Piccione, che è il comandante in sede vacante della stazione di Parma principale. Il comandante titolare è il maresciallo Zilli, attualmente in un momento di convalescenza. La stazione di Parma principale è la stazione di riferimento per il quartiere Parma Centro. È vero che su Parma ci sono anche altre 3 stazioni, però insistono su altri quartieri e non quello di Parma Centro. Mi preme dirvi, perché è una tematica che a volte ci viene riportata nelle nostre attività quotidiane, che l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri nei capoluoghi di provincia è differente da quella nei comuni all'infuori del capoluogo di provincia, in quanto voi sapete bene che la provincia sulla provincia insiste anche la Polizia di Stato ed altre forze di polizia. Questo comporta, per un abbattimento dei tempi di reazione nelle richieste di intervento, una suddivisione del territorio del capoluogo di provincia in settori. In questo caso Parma è suddivisa in 3 settori, a rotazione tra la Questura e l'Arma dei Carabinieri, dei quali 3 settori, uno è assegnato all'Arma dei Carabinieri, 2 alla Polizia di Stato. Già questa suddivisione lascia intendere che le forze in campo tra Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri non sono uguali. Ossia, noi essendo l'unica forza di polizia nella provincia di Parma, quindi nei comuni extra Parma, in città siamo in numero leggermente inferiore rispetto alla Polizia di Stato, per questo abbiamo solamente un settore a fronte dei 2 perlustrati dalla Polizia di Stato. Tuttavia sono a rotazione, sono il settore nord, il settore centro e il settore sud. Chiaramente il settore centro coincide con il quartiere, principalmente con i quartieri che stiamo affrontando, oggetto del discorso di oggi. E questo ve lo riferisco in quanto spesso avviene la richiesta di intervento tramite 113, quindi la Polizia di Stato, e l'utente che ha richiesto l'intervento si vede arrivare una pattuglia dei carabinieri, e a volte avviene anche il contrario, quindi chiamando il 112, tuttavia l'intervento viene eseguito dalla Polizia di Stato. Questo non è uno scarico delle responsabilità, uno scarico dell'attività, ma è nella ripartizione degli interventi.
Così come mi preme ricordarvi, ma immagino sia notorio a tutti quanti, la stazione di Parma Principale è presente in via delle Fonderie al civico numero 10 ed è il primo presidio nella provincia di Parma per numero di utenti ricevuti. Abbiamo una media di circa 40-41 persone al giorno, 365 giorni l'anno per 24 ore su 24. Quindi un'alta affluenza ed è il primo presidio di polizia, di forza di polizia per numero di utenti ricevuti. Questo vuol dire che la presenza dell'arma dei carabinieri, sia come interventi diretti perché richiesti dall'utente, sia per interventi eseguiti di iniziativa dalle nostre pattuglie, e sia come posto fisso per ricevere le denunce, le richieste, anche le sole informazioni, è presente praticamente in maniera costante, in maniera integrale sulla città di Parma e sulla provincia. Mi sembra che un argomento molto richiesto, un argomento che comunque desta sempre interesse, a volte è brutto dirlo, ma anche preoccupazione, è la presenza di delinquenza nella zona di Piazzale della Pace, nel complesso della Pilotta più in generale. Questa problematica è affrontata dall'Arma dei Carabinieri e dalla Questura con le normali pattuglie in circuito secondo i settori che vi ho appena enunciato, ma anche tramite l'operazione Strade Sicure, che viene svolta unitamente ai militari dell'esercito. Negli anni, io sono il comandante della Compagnia di Parma dal 2010, quindi l'ho vista mutuare diverse volte. Ora siamo arrivati alla conformazione di una presenza fissa in Piazzale della Pace dalle 13 fino all'una del giorno successivo, quindi all'una di notte, tutti i giorni dell'anno, alternativamente tra carabinieri e forza di polizia, con la clausola che nel quadrante orario 19-1 sono ben presenti due pattuglie. Quando parlo di pattuglie, parlo di pattuglie di un operatore di polizia, alternativamente quindi arma dei carabinieri e polizia di Stato, accompagnati da due militari dell'esercito. E quindi nel quadrante 19-1 sono presenti due pattuglie, quindi parliamo di due operatori di polizia e quattro militari dell'esercito. Personalmente, da quando sono comandante della Compagnia di Parma, ho notato una certa evoluzione positiva nell'incidenza di questa operazione Strade Sicure con i militari dell'esercito. Tant'è che riscontriamo un numero abbastanza alto, direi molto alto, di persone tratte in arresto e persone deferite, spesso sono per reati riguardanti delle sostanze stupefacenti. Prima l'assessore Casa faceva riferimento alle casette nel piazzale, nell'area verde del Piazzale della Pace. Effettivamente in più circostanze, sia noi che la Questura, abbiamo rinvenuto sostanze stupefacenti nascoste nei tetti delle casette, così come continuiamo ancora oggi, ed è proprio della mattina di oggi una conferenza che abbiamo tenuto sul ritrovamento di sostanza stupefacente sia nei pertugi delle mura della Pilotta, ma fino anche sul greto del fiume, e che questo dimostra la presenza di soggetti dediti allo spaccio. Da un punto di vista tecnico, io mi permetto di dire, l'allarme va considerato in ragione del fatto che Piazza della Pace è il punto centrale, uno dei punti centrali, se non il punto centrale di Parma. Quindi per forza di cose, sia a livello turistico che a livello di snodo forzato della popolazione di Parma, si passa in quella piazza. Così come la presenza di istituti scolastici o di assi viari abbastanza importanti fa sì che la persona che vuole commettere un reato dal punto di vista dello spaccio di sostanze stupefacenti sicuramente è il punto migliore per avere un commercio maggiore. Ma i dati al momento, almeno per quanto riguarda l'arma dei carabinieri, io ve li riporto in maniera positiva. Se volete possiamo anche entrare nei dati stessi, io ho qui un prospetto, che però è solamente legato ai dati forniti dalla stazione di Parma Principale. Questo vuol dire che nella città di Parma incide anche l'operato della Questura, i cui dati io non ne sono in possesso oggi per ovvi motivi, e sia altri reparti dell'Arma dei Carabinieri presenti a Parma, come sono per esempio il nucleo operativo radiomobile, quello che viene comunemente detto il reparto che ha le cosiddette gazzelle, o nostri reparti che lavorano in abiti civili, quindi meno in abiti borghesi, meno visibili, ma non per questo non efficaci. Un altro tema affrontato nelle volte precedenti con gli incontri dei comitati di quartiere è stata anche la
la presenza di soggetti extracomunitari e spesso fastidiosi nella zona di Via Verdi, quindi alle spalle del complesso della Pilotta, fino alla stazione ferroviaria, fino all'ingresso di Via Trento, dove poi inizia un altro quartiere. E questo è riscontrato dalla presenza di soggetti che spesso sono in stato di ebbrezza, ecco, sono in stato di ebbrezza palese. Noi personalmente interveniamo sia con l'operazione Strade Sicure, quindi con i militari in servizio, con i militari dell'esercito, ma anche con il carabiniere di quartiere. Ecco, il carabiniere di quartiere è stato introdotto ormai diversi anni fa, a volte viene dimenticato, ma il carabiniere di quartiere e il poliziotto di quartiere svolgono un'attività di vicinanza, di prossimità, sulla stessa scorta di quanto rappresentava poco fa il comandante Verrusio. Quindi è una pattuglia appiedata, non è mai su mezzi e quindi riduce la vicinanza, cioè abbatte completamente la distanza dal cittadino, ha una divisa abbastanza riconoscibile in quanto a una striscia orizzontale rossa con scritto carabinieri e personalmente abbiamo puntato molto su questo tipo di pattuglia dotandoli di biglietti da visita che vengono lasciati periodicamente agli esercizi commerciali. Negli ultimi periodi, alla fine dell'anno 2012 e all'inizio di quest'anno ha sortito molti effetti, perché gran parte degli arresti che abbiamo eseguito nella zona di Via Verdi, o delle sole contravvenzioni o dei soli accompagnamenti in caserma per l'identificazione e anche la cura, perché chiaramente il stato d'ebbrezza non è un soggetto che può essere rimesso in strada subito dopo il passaggio dai nostri uffici, è stato a seguito di segnalazione al carabiniere di quartiere. Quindi ci sono molti cittadini di Parma, così come molti commercianti, che hanno il cellulare di servizio di questi due carabinieri. Noi ne abbiamo due, uno nella zona del centro, quindi di Piazzale della Pace e Via Verdi, e un altro nella zona del Barilla Center e Via Repubblica. Vengono continuamente chiamati, a volte anche quando sono fuori di servizio, a volte anche quando sono in licenza, per segnalazioni da parte degli abitanti di Parma. Chiaramente se sono a riposo girano l'intervento o la prima pattuglia sul posto che interviene. Io personalmente non ho altre tematiche da rappresentarvi direttamente, sono qui a disposizione per qualsiasi tipo di segnalazione e di richiesta di qualsiasi genere. Grazie mille. Io volevo, ecco sì, un applauso ci vuole veramente. Lei aveva lasciato, mi diceva, alcune documenti che sono... Noi abbiamo estrapolato dal nostro sito internet carabinieri.it dei consigli tematici su tre aree principali che chiaramente a livello nazionale sono quelle che destano più allarme. Sono le aggressioni, quindi praticamente interessante per le persone cosiddette categorie deboli, come difendersi da questi tipi di aggressione. Consigli tematici sembrano a volte cose ovvie, ma forse una piccola riflessione potrebbe essere utile. La seconda area tematica sono le truffe, sempre più articolate ultimamente con effetti molto preoccupanti, e la terza area tematica è come difendere la propria abitazione con dei sistemi abbastanza speditivi, abbastanza intuitivi. Su questo aspetto, sulla problematica dei furti in abitazione, che è il reato più commesso in Italia, nel campo nazionale, volevo ricordare che l'Arma dei Carabinieri e la Questura consentono di allacciare, di collegare il proprio antifurto sia per l'abitazione che per gli esercizi commerciali a titolo gratuito, solamente dietro una compilazione di un modulo che si può trovare in ogni stazione d'Italia, in ogni stazione carabinieri. Con la compilazione del modulo e l'indicazione dei dati necessari si collega l'antifurto al nostro 112 e quindi si abbattono i tempi di reazione per un eventuale intervento. Benissimo, grazie. Allora, per chi volesse, questi documenti sono lì su questo davanzale, eventualmente non ci sono moltissime copie, però almeno se qualcuno è interessato li può ritirare. Io direi a questo punto, visto che così almeno poi lasciamo anche libere il comandante e il capitano, se ci sono delle domande per loro direttamente appunto sulla sicurezza, se avete dei dubbi, se volete chiedere qualche altra cosa, approfittiamone adesso, così interrompiamo anche, diciamo, un po' l'esposizione. Sì.
domanda, ma delle riflessioni, se è possibile farle. Allora, mi chiamo Abati Luci, abito in via Corso Corsi. E ho scritto un qualcosa così faccio prima e non mi impappino. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione una situazione che ritengo sia già oltremodo nota sia agli amministratori comunali che all'autorità di pubblica sicurezza. In questo senso penso di non apportare alcuna novità in questa mia denuncia, cioè il peggiorare della situazione di disagio dei residenti di via Corso Corsi dovuto al fenomeno della prostituzione, che continua a tormentare chi ci abita rendendo la situazione ormai insostenibile. Disturbo la quiete pubblica, situazioni imbarazzanti ed indecorose, litigi, tentativi di approccio con chiunque passi per la strada, sosta con motori accesi, questi sono solo alcuni esempi. Le soluzioni fino ad oggi adottate si sono rese poco efficaci, se non a fasi alterne quando i controlli di pubblica sicurezza sono fatti magari più evidenti in alcuni periodi piuttosto che in altri. I controlli di pubblica sicurezza non sono stati certo risolutivi. Nemmeno l'istituzione della zona ZTL notturna non è stata accompagnata dai controlli della PM e da sanzioni per chi passa senza permesso. Definirei la soluzione fino ad oggi adottate a fronte del permanere del fenomeno del tutto fallimentare. Siamo di fronte ad un fenomeno di grave degrado urbano e sociale, con problematiche che si ramificano anche a livello trasversale. Il problema presenta diverse problematiche che si intrecciano fra di loro toccando problemi di allarme sociale, di miseria e di sfruttamento, fenomeni di spaccio e in sintesi una criminalità organizzata. In questi giorni ad esempio si è visto un cambio degli addetti al lavoro, prima c'erano le brasiliane penso a basso prezzo, adesso ci sono le nigeriane più prestanti che abitano però nelle stesse case. Secondo me la situazione continua sì ad essere di pubblica sicurezza, determinando la necessità di aumentare i controlli, intensificare le multe per chi passa senza permesso, per chi sosta e si intrattiene e soprattutto per i clienti. Penso comunque che questo non basti. Vorrei fare presente a tutti gli amministratori e dico a tutti gli amministratori, non solo l'assessore alla sicurezza, ma anche a quello all'urbanistica, al sociale, all'ambiente e alla mobilità. L'urgenza di intervenire anche con soluzioni trasversali, a più ampio respiro, anche di integrazione, prima che i pochi residenti rimasti se ne vadano, aggravando il fenomeno della ghettizzazione della zona, privando questa zona del centro storico dei suoi naturali abitanti. Occorre una progettualità in tal senso per garantire le residenze storiche, umane e commerciali, quelle poche rimaste, per non fare morire questa parte della città. Vorrei riflettere anche un attimo sulle cause. Innanzitutto la speculazione, quella edilizia. Ci sono state ristrutturazioni con il solo scopo speculativo, al di fuori delle norme edilizie, proprietari degli immobili che si sono interessati soltanto di far moneta con affitti in nero subaffitti. Quello che occorre ora, secondo me, è accompagnare l'azione di pubblica sicurezza con un progetto che i residenti richiedono a gran forza all'amministrazione di riqualificazione urbana della zona, di rivitalizzazione con soluzioni urbanistiche mirate, magari con regolamenti ad hoc dei regolamenti urbanistici che impediscono ulteriori frazionamenti di immobili e di abusi edilizi, che sappiano dare agli edifici della via dignità tale da renderli abitabili dalla gente normale. Se l'amministrazione non saprà fare questo, perderà la memoria di una parte della città, e perdendone una parte perderà parte di riferimenti sull'intero contesto. Cerchiamo di evitare gli errori del passato riqualificando le zone più prestigiose e abbandonando nel degrado le altre. Il centro storico secondo me è un tutt'uno, perdendone una parte si rischia di perdere l'intero contesto. Posso associarmi un attimo a quello che ha detto la signora perché anch'io abito in via Corso Corsi. Recentemente hanno fatto una revisione delle zone ZTL. La ZTL notturna non serve a nessuno, non serve a noi, non serve a limitare il traffico, non serve assolutamente a nulla. Avrebbe molto più senso fare una ZTL 1 allargata, come è l'altra ZTL 1 della città, con eventualmente istituendo il vigile elettronico, insomma il controllo del varco elettronico.
Semplicemente basterebbe allargarla da piazzale Salvo d'Acquisto fino a dove è adesso la ZTL 1 notturna, eventualmente salvaguardando via Saffi, che resta una via cui i commercianti mi sembra insistano perché resti aperta per il transito e l'accesso ai negozi. Nelle nostre vie non ci sono negozi, in via Corso Corsi non ci sono negozi, in via Dalmazia non ci sono negozi, in Borgoretto non ci sono negozi, non ci sono attività, il traffico è continuo, io faccio un lavoro per cui delle volte sono chiamato di notte, scendo e ha ragione esattamente quello che ha detto la signora, è una strada invivibile dove la delinquenza è in aumento, dove c'è una condizione di degrado ambientale, culturale. Se vogliamo valorizzare la multietnicità di questa zona, facciamolo, ma con degli interventi intelligenti, mirati. La repressione va benissimo, è giusto controllare che non ci sia lo spaccio, ma bisogna fare qualcosa di più. Io ho 5 anni che ci abito e 5 anni che la situazione è andata peggiorando. Questo non si tratta di dare delle colpe a questa amministrazione o alle precedenti, da sempre è stato così, storicamente quella era la via, permettetemi la parola, dei casini ed è rimasta quella via. È rimasta. Prima i casini erano chiusi, c'era una legge, adesso le leggi dello Stato non sono più quelle, per cui sono in strada. In strada c'è veramente di tutto di più, c'è una scuola, c'è un ospedale, ci sono le suore in fondo alla via e poi ci siamo soprattutto noi che ci abitiamo e siamo a 200 metri dalla prefettura, siamo a 200 metri dall'ex carcere, dal vecchio carcere, siamo nel pieno centro storico della città, la zona medievale della città è abbandonata. Nessuno ci calcola, nessuno ci ascolta. Grazie. Ma dico io, semplicemente evitare di affittare locali, negozi a cinesi, marocchini, brasiliani, indiani. Non facciamo razzismo. No, visto che gli abbiamo dato questa possibilità, qui ci siamo. Anch'io abito vicino a via Corso Corsi, abito in via Trieste all'inizio. In via Corso Corsi, ad esempio, dei giovani l'anno scorso hanno cercato di intervenire per rendere la situazione di via Corso Corsi a un livello di prese di responsabilità della gente che ci abita. Qualcuno qui l'ha detto per inciso, comunque non è colpa dei migranti perché Viale Mentana, da quando io sono bambino, è Viale Mentana. E quando qualcuno lo si voleva mandare in un certo posto, dico, vai in Viale Mentana. Quindi la responsabilità, così un attimo, adesso parlo io. Parma è la città più pericolosa dell'Emilia, non della Romagna che non la conosco, però è l'unica città tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza che ha bisogno dei militari che diano una mano ai carabinieri che a Parma non sono capaci di tenere l'ordine, evidentemente. È l'unica città che ha avuto bisogno di un gruppo di vigili urbani Rambo. Siamo finiti su tutti i giornali internazionali con questi vigili qua. Adesso chiedo alla comandante che intenzione avete di farne. Se continuano a fare rampa ancora o si mettono a fare le multe o si mettono a badare all'ordine pubblico dei negozi di queste cose qua. Che sono d'accordo che devono esserci delle regole e sono d'accordo che vadano rispettate dalle persone competenti che sono i vigili urbani, i poliziotti e altri fanno qualcosa di un po' più diverso. Io comunque non sono d'accordo, è una città che per me è vivibile, io di notte si passo, tutti quanti stanno a dire non si può più uscire di notte, c'è fitto così di gente. E gente della mia età, non tutti i giovani gli scapestrati, c'è gente anziana che gira tranquillamente, poi si lamenta e dice non si può uscire, non si può più uscire, ecco fuori. Perché li trovo di continuo. L'altra cosa è che sì, i giovani fanno casino, è sempre stato così, però se vogliamo cacciarli fuori dalla città, li cacciamo fuori dalla città, però poi sarà una bella città ordinata e pulita, però l'ultimo che esce spenga la luce. Partendo dall'inizio, dalla riflessione della signora, mi trovo completamente d'accordo sulle tematiche affrontate, io posso riportare dei dati in nostro possesso, aggiornati agli ultimi interventi di questa notte, effettivamente
c'è un problema di intervento in quelle zone, perché le richieste della cittadinanza sono frequenti. Tuttavia noi operiamo con le leggi italiane, noi dobbiamo, ritengo io, concentrarci più che sulla presenza della donna in strada, sullo sfruttamento della prostituzione, in quanto è esattamente il reato che ci consente di risolvere alla radice il problema. E quindi la signora, quando era... esprimeva la sua riflessione sugli affitti, sul cambio di prestatrici, insomma, in maniera chiara e lampante, è un indicatore del fatto che esiste un'organizzazione che periodicamente cambia le persone che lavorano in questo settore. Ora, l'attività nostra, io parlo per l'arma dei carabinieri, adesso sulla questura non posso riferire, ma sull'attività dell'arma dei carabinieri ci sono stati degli arresti per violazione sull'immigrazione clandestina, per lesioni, risse, che risalgono anche al mese passato. E gran parte delle attività concentrate invece sulla prostituzione, sullo sfruttamento della prostituzione, sono state refertate e consegnate come nostro dovere all'autorità giudiziaria, che le sta vagliando per eventuali misure più incisive. Sono dell'idea che la problematica, però, per avere una radicale soluzione, vada affrontata in maniera più integrata, con delle soluzioni che consentano risolvere il problema e non ripetersi in quel quartiere. Per quanto riguarda, passando alla considerazione invece dell'altro cittadino che sollecitava l'intervento più massiccio nei confronti di alcuni personaggi, devo dire che nella città di Parma, dal punto di vista delinquenza, mi sembra molto simile alle altre tre città dell'Emilia, in quanto la stessa operazione con i militari d'esercito viene svolta anche nelle altre tre città. Non mi sembra particolarmente allarmante nei confronti delle altre, almeno questo è quello che ci dice il dato che abbiamo forze di polizia. Mi sembra un centro storico molto vivace, lo vedo come un fattore positivo per la popolazione. È chiaro che il reato deve essere prevenuto possibilmente, oppure represso nella flagranza di reato, sarebbe la condizione migliore. Noi con le risorse umane che abbiamo a disposizione riusciamo ad avere un rapporto abbastanza favorevole, e chiaramente con maggiori risorse, con maggiori unità, sarebbe ancora più favorevole, e arriveremo alla contestualità, cioè la commissione del reato e subito la repressione nel momento successivo. Io poi sulla vicenda di via Corso Corsi c'è anche una presenza, direi, più massiccia rispetto all'arma dei carabinieri, della polizia municipale, che la sta monitorizzando con l'operazione delle strade sicure, che non viene svolta con i militari d'esercito, ma ha una esclusiva su quell'area. Quindi più nel dettaglio io non riesco a entrare, perché da un punto di vista operativo non posso chiaramente rivelare quanto è già in atto. Da un punto di vista invece di presenza interveniamo con le richieste al 112, con il passaggio diuturno, quindi mattina e pomeriggio, secondo i settori che vi riferivo prima, e poi devo per forza passare la parola al comandante, perché hanno una presenza più massiccia rispetto alla nostra. Faccio solo un appunto, perché il signore prima ha fatto una considerazione sugli aspetti viabilistici. Io, insomma, mi occupo della mobilità, e il suggerimento è all'attenzione dell'amministrazione la possibilità di installare un ulteriore varco rispetto a quelli che sono già attivi. È un'opportunità che sarebbe, potrebbe regolamentare ulteriormente il traffico all'interno di questa zona. È chiaro che andiamo poi incontro a dei costi che non sono banali, perché un varco di quel tipo lì costa sui 50.000 euro ed è uno, un'opzione non... Sì, no, ma infatti sono considerazioni che stiamo facendo, nel senso che... Sì, guardi, insomma... Noi stiamo facendo tutte le nostre valutazioni del caso. Dal punto di vista viabilistico ovviamente ci mettiamo a disposizione di quelle che saranno... Sì, non crediamo che sia risolutivo, però potrebbe essere un buono strumento per... Visto che, come diceva il capitano, bisogna intervenire sul cliente, non possiamo intervenire sulla sua parte.
strada, sì, sì, sì. E non è un reato stare in strada, è un reato se però uno si ferma e comincia a chiacchierare con lei, perché se lì non ci arriva nessuno. Con la macchina accesa. No. Con la macchina accesa, tutta la notte. Sì, sì, insomma, concordo, noi stiamo cercando insomma, di trovare una soluzione che possa ottemperare anche a e, diciamo, risolvere magari anche parzialmente la questione diciamo, annosa di via Corso Corsi. Allora, un attimo, facciamo rispondere il comandante. No, non volevi. Allora, signore. Anch'io avevo chiesto la parola in palio. Sì, colgo l'occasione per intervenire in questo momento, visto che si è posta la questione viabilistica, sulla quale io volevo proprio dar voce a chi oggi intende questo problema in modo del tutto diverso e alternativo rispetto a quella che è stata finora la strada intrapresa dalle amministrazioni precedenti e anche da questa, per dire il vero. Cioè, noi sosteniamo che la risorsa del centro città, che è una zona funzionale della struttura urbana molto importante, anzi la più importante per essere chiari, debba essere oggi valorizzata e sfruttata come risorsa economica anziché essere considerata una zona così sui generis, per cui ci sono delle caratteristiche storico-monumentali o ecologiche particolari che non si capisce bene da chi sono state definite tali, e per questo motivo deve essere continuamente sacrificata limitandone determinate funzionalità. Una di queste, la più importante, è la viabilità. Noi come residenti e operatori economici del centro vorremmo che ci fosse un progetto alternativo dell'amministrazione per consentire l'uso a tutti i cittadini, ma soprattutto anche noi che abitiamo qui, di poter entrare e sostare liberamente a un prezzo equo nel centro della città. Perché ci vediamo poco per volta allontanati da questa zona, perché è diventata invivibile, non tanto per le questioni della delinquenza eccetera, che sono questioni gravissime, le conosciamo tutti, io sono perfettamente d'accordo con quanto dicevi tu Lucia, però sono questioni che a mio parere attengono al fatto che ormai la moneta cattiva sta cacciando la moneta buona in questa situazione economica che stiamo vivendo, una situazione economica che oltretutto non promette niente di buono per i prossimi anni. Quindi vorremmo veramente cercare una collaborazione con l'amministrazione comunale per fare delle scelte viabilistiche veramente direi rivoluzionari, che si possono fare, abbiamo in mente alcune cose, vorremmo fare. Noi abbiamo sentito ultimamente sulla Gazzetta anche un intendimento dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione provinciale di cedere parte dell'azionariato TEP, e vorremmo capirci meglio in queste cose, perché si tratta di un soggetto importante, e vorremmo capire che cosa succederà del nuovo socio. Perché fino a prova contraria, così sembra piuttosto conflittuale l'idea di una società fra soggetti con interessi conflittuali, diciamo. Allora, su queste cose vorremmo trovare un terreno di confronto con l'amministrazione, ovviamente, e fra noi cittadini, e che non fosse però una camera vuota come sono stati i consigli di quartiere precedenti, che sono partiti con tanto entusiasmo ma non hanno dato nessun risultato in tanti anni. Ora noi vorremmo invece favorire l'assembleirismo organizzato ovviamente su determinate tematiche, discuterne e contare per far intendere all'amministrazione qual è la soluzione possa essere la soluzione migliore. Io ad esempio sono completamente contrario con quanto diceva il cittadino precedentemente, perché se si continua a chiudere la città con tutti questi varchi, che oltre ad essere così operazioni liberticide, di fatto non danno nulla. Ci ritroviamo nella situazione dei cartografi
del regno del Sud America di Borges, che per andare a guardare il catasto sostanzialmente, per riscuotere le tasche delle tasse, avevano creato una carta del territorio in scala 1-1 che non stava da nessuna parte. Così sta diventando il comportamento della nostra amministrazione il controllo capillare di tutto. Non è col controllo che si risolvono i problemi, è utile il controllo, ma non è questo. Anzi, noi crediamo che la parte migliore della città debba essere sfruttata economicamente in un modo libero e responsabile da parte di tutti i cittadini, e per questo motivo vorremmo avere voce. Noi siamo ad esempio per portare le macchine in centro, non tutto come magari è stato fatto altre volte, ma vorremmo questo, e vorremmo che discuterne di queste cose, anche perché, poi ho finito, vi voglio dire che non crediamo assolutamente a certi racconti sulla ecologia, sull'aria pulita, robe di questo tipo, che bisogna che le andiate a raccontare a qualcun altro, perché le sappiamo meglio. E quindi a questo punto diciamo, mettiamoci d'accordo e troviamo una soluzione. Non la pensiamo mica tutti così, noi che abitiamo in centro. Posso rispondere? O è un argomento simile? No, no, prego. Io invece ho un'opinione totalmente diversa dalla sua, nel senso che si è forse capito dall'indirizzo che abbiamo dato in questi mesi, secondo il nostro parere il centro, cioè l'equazione auto libera in centro non è uguale a aumento del commercio, perché di fatto non ci sono posti disponibili per parcheggi. Quindi non, le auto che transiterebbero per il centro, che comunque transitano già in numero molto consistente, perché i varchi registrano molti accessi alla zona del centro storico, comunque non troverebbero posti, stalli su cui parcheggiare, e quindi su... Non ci sono i numeri, se volete vi do un numero, nel senso che per ogni stallo disponibile ci sono 3 permessi auto, nella zona centrale ci sono 18.000 permessi di auto. Il tema dell'ecologia, come lo diceva lei, parlando non so a nome di chi, ma immagino che sia un commerciante, comunque insomma legittime istanze con cui ci stiamo confrontando anche con diciamo, i rappresentanti di categoria, l'ASCOM, la Confesercenti. Sono istanze che ci riguardano, cioè nel senso il tema dell'ambiente e dell'ecologia è un tema che ci riguarda tutti. Noi siamo la città che ha. No. Però se mi fate rispondere. Quindi insomma la situazione ambientale è critica, nel senso che quest'anno ci sta andando abbastanza bene, tra virgolette, perché comunque siamo vicini alle giornate di sforamento e siamo ancora, non siamo neanche a metà anno. E l'anno scorso abbiamo battuto ogni record possibile di sforamento sul particolato, su PM10. Sono sostanze tossiche, nel senso che poi ce le ritroviamo, no? Cioè non è una cosa banale da sottovalutare, nel senso volevo intendere questo. Poi discorso centro storico o zona più allargata, questo se ne può discutere. Noi siamo per favorire al massimo il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile. E quello inquina meno. Se uno va in auto, cioè se ogni passeggero di un bus prende un'auto, sono 60 auto in giro contro un autobus che magari è un filobus elettrico, un autobus a metano. Quanto inquino io per cercare un parcheggio che sono stati tolti, perché prima c'erano. Prima si riusciva a parcheggiare, abito in via Capua, lavoro in centro, non trovo parcheggio, e sa quanto inquino io per cercare? Perché non prende il bus? Perché io devo andare in giro con le borse della spesa, un bambino e io ho diritto, perché sono un cittadino che è nato in via Capua, ad andare a casa mia con la macchina.
questa è una limitazione della libertà, esatto, del cittadino. Comunque completo, diciamo, la risposta al signore che ha fatto anche un accenno al discorso del trasporto pubblico e quindi della vendita di parte delle quote di TEP. Noi avevamo tre opzioni possibili, perché l'affidamento a TEP era scaduto, è stato prorogato più volte, si presentavano tre modalità differenti di nuovo affidamento. Una era la gara tradizionale, l'altra l'opzione di internalizzazione, quindi in-house del servizio, e quella della gara doppio oggetto, che appunto prevede la cessione di una parte delle quote del servizio pubblico con l'entrata di un socio privato. Allora, nelle due opzioni che abbiamo scartato c'erano dei motivi che ci hanno fatto propendere per la gara doppio oggetto, perché vedevamo dei rischi, da un lato, con la gara tradizionale, di perdere totalmente il controllo di TEP da parte del socio pubblico, perché poteva partecipare TEP e vincere la gara, ma poteva anche partecipare e vincere un altro operatore privato che di fatto estrometteva il pubblico dal controllo del trasporto locale, quindi la possibilità di dare indirizzi sulle linee, sulle frequenze, di mantenere in vita dei servizi che magari non sono frequentati, ma sono servizi essenziali, come accade magari più spesso in quelli che sono servizi verso la montagna, dove ci sono pochi utenti, ma sono servizi essenziali per mantenere in vita i territori. L'opzione in-house non era praticabile per motivi legati ai vincoli di patto di stabilità e al rapporto tra dipendenti pubblici e abitanti del comune, e quindi noi avremmo dovuto di fatto introitare quella quota di dipendenti di TEP che andava a aumentare ulteriormente il limite dal cui ci siamo attenuti, e poi comportava la perdita della detraibilità dell'IVA, quindi un 10% un effetto che si traduceva in un 10% in meno dei servizi, quindi un taglio ulteriore delle linee che negli anni passati sono già state tagliate e rimodellate in funzione di minori trasferimenti dallo Stato e dalle regioni. Quindi questa qua, secondo noi, è l'opzione che presenta migliori benefici, perché manteniamo come quota maggioritaria di socio pubblico il controllo. Poi speriamo di attrarre un investitore privato, un socio che comunque lavora nel servizio pubblico e quindi può portare delle competenze ulteriori a TEP, che già è una società che ha dei buoni livelli di servizio, e quindi migliorare ulteriormente quello che è il trasporto pubblico locale. Noi su questo ci siamo arrivati dopo mesi di confronto e studio con sia i referenti di SMTP, che è la società del servizio di mobilità, l'agenzia che gestisce mobilità a Parma, che con i soci della provincia, i tecnici, insomma. Quindi c'è stato fatto un ragionamento proprio nell'ottica di garantire al massimo il controllo pubblico e anche i dipendenti che sono attualmente in servizio nell'azienda. Ultima cosa, abbiamo firmato recentemente un protocollo d'intesa tra comune e provincia, in cui tutti gli eventuali utili che deriveranno dalla gestione li diamo al servizio della comunità, quindi non incassiamo quelli che saranno gli utili provenienti dal servizio, ma vengono investiti in servizi, appunto potrebbero essere servizi aggiuntivi per il centro storico, ad esempio, quindi giornate a biglietto unico, invece di farne 5 come sono previste ogni anno, potremmo farne di più, perché questi servizi hanno un costo, e quindi attrarre maggiore numero di persone verso il centro. E questo, secondo noi, è un buon modo per portare gente in centro e quindi favorire anche lo sviluppo del commercio, per quel che è possibile in una situazione di crisi che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, e secondo noi non è per la mobilità in auto mancata che il commercio soffre. C'è della gente che chiude, intanto che vengono fatti questi conti, c'è della gente che quanto è entrata la gente. Allora, benissimo, facciamo parlare prego. Semplicemente una domanda, chiedo scusa se non sono documentato, se non attraverso la lettura dei giornali. Chiedo se sia vero che presso la prefettura, io la chiamo ancora così, sia stata indetta una riunione che aveva a che fare con l'ordine pubblico, e il sindaco o comunque l'assessore delegato, diciamo l'amministrazione, non ha partecipato ma ha mandato semplicemente un biglietto. Ecco, questo l'ho letto poi sulla Gazzetta di Parma. La Gazzetta di Parma, devo dire la verità, che ha riportato le cose in maniera corretta, devo dire che ha letto male. Devo dire che ha letto molto male, perché non si parlava di sicurezza, si parlava di altro. Di ordine pubblico? No, non si parlava neanche di ordine pubblico. Probabilmente l'ha proprio letto male. Ma l'ha letta la Gazzetta?
Sì, l'ho letta e mi è stata anche confermata, a dire la verità, da qualcuno. Beh, probabilmente prendiamo l'articolo, se qualcuno ce l'ha, credo fosse l'articolo di sabato o domenica, lo leggiamo qui insieme. Quindi non aveva a che fare con tematiche. Non era ordine pubblico. Non era ordine pubblico, il comandante le spiega di cosa si trattava. Allora, la questione è prettamente di rivendicazione salariale da parte degli appartenenti al corpo, che nonostante la gestione del corpo sia data a chi ne ha la responsabilità e chi ne risponde personalmente anche davanti alla Corte dei Conti, oltre che agli altri organi di giustizia, pretendono la cogestione che oggi non c'è più, ma non c'è più per legge. E qui io ho delle colleghe chiamate a rispondere che hanno avuto il sequestro della casa per aver fatto degli atti illegittimi e danno erariale alla Corte dei Conti. Su queste rivendicazioni, che tra l'altro la Gazzetta di Parma riporta ciò che è stato raccontato, no? Loro dicono che non c'è l'intesa, non c'è l'intesa perché non la vogliono, perché la proposta che l'amministrazione ha accettato, che ho fatto io, è di aumento del pagamento, diciamo, di quel disagio dato da servizi particolari di notte che effettivamente questo è una questione d'ordine pubblico, perché il servizio di notte, quello disposto il quarto turno, è una questione d'ordine pubblico. Fino a prova contraria. Se lo dice lei, cos'è l'ordine pubblico? Lo dicono le norme, no? Perché se lo dice lei, lo può dire anche quel signore laggiù in fondo e anche la signora qui davanti, se lo decidete voi. Se lo decide la legge, cos'è l'ordine pubblico? Non è ordine pubblico, perché quando io faccio il controllo della chiusura di un esercizio non è ordine pubblico. Per lei è ordine pubblico? Venga a farmi comandante. Era il mio sogno. Un altro aspetto importante che ci tengo a sottolineare, che in quella occasione il sindaco o l'assessore di riferimento non erano tenuti a esserci, lì era invitata la delegazione trattante, che è quella che deve confrontarsi con le organizzazioni sindacali. Il sindaco e l'assessore non dovevano essere, per legge, giusto? Presenti. Bene, interrompiamo adesso questo giro di domande, le riprendiamo dopo. Lascio la parola all'assessore Folli per i suoi argomenti. Sì, salve. Io, se siete d'accordo, visto che... Posso sollevare, visto che si passa a un altro settore? Passiamo dopo, facciamo dopo. Ho detto, facciamo dopo le domande, grazie. Sì, io volevo, se siete d'accordo, visto che questo quartiere, diciamo, è stato il primo oggetto della trasformazione del progetto sui rifiuti, vi davo qualche informazione su quelle che sono state le analisi fatte ad oggi dalla partenza, che è stata il 19 novembre dell'anno scorso. Allora, sulla raccolta differenziata porta a porta, sono state, questo diciamo è il primo tassello di un sistema che è stato fatto, studiato in base a uno studio che il CONAI, che è il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, ha fatto apposta per Parma, quindi è stato fatto proprio su richiesta da parte nostra e fatto da alcuni studi tecnici delegati dal CONAI, che hanno previsto la trasformazione del porta a porta su tutta la città nell'arco di pochi mesi, nel senso che siamo partiti a novembre dell'anno scorso con la prima esperienza, ripartiamo adesso con il quartiere Lubiana San Lazzaro e nell'arco di alcuni mesi, quindi a gennaio dell'anno 2014, andremo a terminare tutto il circolo della città. Questo ci permetterà di essere, diciamo, anche perché l'impostazione adesso viene fatta in questo modo, il primo capoluogo di provincia di una certa dimensione avere la tariffazione puntuale, che è un'esperienza che è già stata fatta in altri comuni, in realtà molto piccole, insomma, che dà degli ottimi risultati per quanto riguarda diciamo l'equità della ripartizione dei costi del servizio dei rifiuti. Quindi ci sarà un sistema che prevede appunto la misurazione del rifiuto residuo prodotto di ogni utente e quindi si pagherà per quanto si produce. Sul quartiere centro storico, che è la zona monumentale, quella che tecnicamente viene definita zona zero nel piano tecnico di IREN, sono incluse circa 6.863 utenze, che sono con una forte presenza di utenze non domestiche, che sono appunto esercizi commerciali, la ristorazione, bar, pubblici esercizi, quindi una forte tipologia di locali, anche bar, ristoranti, che producono grossi volumi di rifiuti.
I risultati sono stati ovviamente, li avevamo già forse comunicati, però mi piaceva anche ripeterli qua, sono stati confortanti in quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti ad oggi. Soprattutto in termini di raccolta differenziata, che ha raggiunto nel periodo considerato, cioè dal 19 novembre al 24 aprile, questi sono i dati che abbiamo verificato, il 68% di raccolta differenziata, non tenendo conto del contributo dei centri di raccolta che di solito viene sommato nel computo totale della raccolta differenziata. Quindi un dato che, tenendo in considerazione anche questo computo del centro di raccolta, si attesta sul 72%, circa, che è un risultato ottimo, grazie anche all'impegno di voi cittadini che insomma vi siete impegnati in questi mesi a cambiare quelle che erano le vostre abitudini, cambiare abbastanza radicalmente, perché in questo quartiere non c'era la raccolta dell'organico, non c'erano tante modalità che in altri quartieri sono già attive da tempo, quindi magari i prossimi quartieri avranno meno difficoltà ad adeguarsi. Questo è un dato, diciamo, assolutamente verificato e senza nessun tipo di fenomeno che può falsare, diciamo, quella che è la percentuale, perché anche le proiezioni di produzione di ciascuna frazione di rifiuto sono in linea con quelle che sono le medie avute in altri contesti, e quindi non si è verificato, diciamo, quello che è il fenomeno della migrazione verso un quartiere dove c'è ancora il cassonetto aperto, che si è verificato in minima parte, e quindi insomma è un dato sicuramente attendibile. Con questo non vogliamo dire che tutto stia filando tutto per il verso giusto, ci sono alcune problematiche che adesso vi elenco, che sono state evidenziate da IRE nel corso delle valutazioni fatte, appunto, che sono esposizione in giorni non previsti dal calendario, soprattutto per quanto riguarda la raccolta del sacco giallo, che è plastica e barattolame, e anche esposizione in orari non previsti dal calendario. Un'altra cosa abbastanza evidente che si cerca di risolvere soprattutto con sopralluoghi diretti riguarda le utenze non domestiche, cioè l'esposizione continua sul suolo pubblico dei bidoni carrellati, che sono quelli magari dell'organico piuttosto che di altro tipo, mentre questi invece devono essere esposti solo negli orari diciamo che sono previsti. Abbandono di rifiuti accanto alle ecoisole, sono i bidoni carrellati del vetro, questo è un fenomeno che è stato evidenziato, scorretta di separazione dei rifiuti, e poi alcuni altri, diciamo, legati all'esposizione del cartone da parte delle utenze commerciali al termine dell'orario di chiusura. Sono tutte queste problematiche che vengono affrontate. Per questo vi invitiamo sempre a contattare IRE indirettamente, perché se non è già stato fatto per il vostro esercizio o per le vostre problematiche dirette, sono verificate puntualmente dagli operatori, e poi si cerca nei limiti del possibile di trovare dei modi di accordarsi o delle soluzioni alternative. Le ipotesi di miglioramento che abbiamo evidenziato con IRE sono quella di aumentare alcune frequenze, perché abbiamo visto alcune criticità per quel che riguarda la frequenza di raccolta dei cartoni per le non domestiche, che di fatto in alcuni contesti è già fatta giornaliera, ma per altri non è ancora prevista, quindi insomma in funzione delle richieste e delle necessità vedremo di aumentare queste frequenze, e poi anche la frequenza del plastica barattolame, cioè del sacco giallo, che è un altro diciamo frazione che ha dato qualche problema, e poi alcuni problemi oggettivi che sono per locali dove effettivamente il posto per mantenere il bidone carrellato all'interno è veramente risicato, insomma ci troviamo di fronte a delle oggettive difficoltà, e cercare di trovare delle soluzioni alternative. Questo per quanto riguarda il tema dei rifiuti. Adesso velocemente passo magari in rassegna quelle che sono state le richieste legate magari a altri settori, soprattutto per la mobilità, che è l'altro tema di cui mi occupo insieme al verde pubblico, insieme anche al canile, che però qua riguarda, diciamo, marginalmente. C'è una richiesta di messa a dimora di nuove piante nel centro storico, come avevamo detto nel passato c'è un programma di fare 1000 piante in 20 mesi, quindi di sostituire alberature che sono magari cadute o che sono morte con nuove alberature di diametro abbastanza consistente, in modo che attecchiscano velocemente
e prendono il posto di quelle preesistenti. Una richiesta di fare giardini condivisi, qua è oggettivamente difficile nell'area centrale trovare soluzioni per questo tipo di attività che in altri quartieri magari riusciremo a fare dove c'è appunto più spazio. C'era una richiesta per un'area attrezzata per cani, piazzale della Pace, assolutamente no, perché il piazzale è vincolato alla soprintendenza e questo tipo di attività non è possibile, e comunque anche di aree cani nel quartiere sono oggettivamente difficili, sia per motivi di soldi che non ci sono, sia perché c'è un limite di distanza dalle abitazioni di almeno 50 metri che insomma, di fatto rende impossibile l'applicazione di queste attività. Una cosa sulle manutenzioni di alcune vie, si parlava di via Dalmazia, Borgo del Correggio, via Cavestrolo, angolo Orsoline. Lavori di manutenzione sono ripresi in questi giorni, perché da una parte insomma il tempo effettivamente questa primavera è stato veramente inclemente e ha impedito di fare delle attività che sono gioco forza da fare con l'arrivo della bella stagione. Un'altra istanza che riceviamo continuamente questo magari riguarda un po' meno questa parte del centro, però mi piaceva dirlo, quella degli sfalci, delle aree verdi, dei prati, dei parchi che sono in forte ritardo, sempre dovuto al fatto che c'è stata una forte piovosità, che i mezzi possono operare solo quando il terreno è asciutto, perché se entriamo con un mezzo in un parco facciamo dei danni che non finiscono più, e quindi di fatto ho guardato oggi le statistiche sulla piovosità dal primo marzo ad oggi, sono state solo 20 giorni di mancanza di precipitazioni, e quindi con 20 giorni teorici di operatività, perché in realtà poi se ho bisogno di 2 o 3 giorni per lasciare asciugare e poi intervenire per lo sfalcio, questi si riducono a ben meno. C'era una richiesta di incentivare il car sharing per i residenti del centro e di aumentare le postazioni del car sharing. È una problematica del car sharing, è una parte della mobilità sostenibile, cioè dell'intermodalità, dell'interconnessione tra diversi modi di muoversi nella città, che è importante ed è stata mantenuta nonostante sia un servizio in perdita questo del car sharing, perché non c'è una massa critica come in altre città più grandi come Milano, come Torino, dove invece i costi fissi si riescono ad ammortizzare, ma è un servizio che vogliamo mantenere. Abbiamo recentemente dato la possibilità agli utenti del car sharing di utilizzare la stessa tessera Mi Muovo, che è quella intermodale regionale, che permette di caricare sulla stessa tessera l'abbonamento del treno, il bike sharing e il car sharing, e quindi avere, e anche dell'autobus, scusate. Quindi avere con un unico documento, ovviamente con abbonamenti diversi, utilizzare diversi mezzi e quindi muoversi in maniera più semplice, arrivo in stazione, prendo la bici o prendo l'auto, insomma tutte quelle attività che ci possono permettere di arrivare facilmente, soprattutto nella zona di centro che è più, oggettivamente più difficile da raggiungere per il problema dei parcheggi. Qua c'era una notazione riguardando risparmiare la vernice verde sulle piste ciclabili, peraltro utilizzi più utili, sono totalmente d'accordo. Queste sono state iniziative che sono state fatte nel passato, le nuove piste ciclabili non verranno, sia per motivi di costo, perché sono particolarmente costosi questi interventi di pitturare, sia per motivi anche di sicurezza, perché a volte si è visto che con l'umidità e anche la presenza di foglie si creavano dei pericoli esagerati per la scivolosità del percorso. Installare semaforo pedonale in via Le Frati in corrispondenza del DUC, perché per i pedoni l'attraversamento è pericoloso. Il problema in realtà è che quel punto lì è un punto dove si fa una curva e sarebbe a creare un ulteriore pericolo, perché ci sarebbe poca visibilità, insomma, quindi lì è sicuramente un tratto dove non è consigliabile fare un intervento di questo tipo, piuttosto più avanti in un altro tratto dove esisteva già un semaforo a chiamata che però deve essere manutenuto perché è stato vandalizzato. Ci sono alcune segnalazioni di parcheggio selvaggio, ovviamente queste segnalazioni vengono trasferite continuamente alla Polizia Municipale. Vi chiedevo una notazione generale di segnalare sempre comunque al numero del Comune Amico
quindi il call center del Comune di Parma, che è lo 0521 40521, tutte le segnalazioni, perché magari non avrete la percezione che vengono risposte immediatamente, però perché siamo comunque in carenza di personale rispetto a quella che era la struttura precedente della struttura esposti, che era molto numerosa ma anche molto costosa. Avere le segnalazioni però ci serve molto per avere la sensibilità e il polso su quelle che sono le esigenze puntuali di tutti quei cittadini, quindi magari ci sono interventi che non vengono fatti immediatamente come avveniva una volta, che però sulla singola buca si mandava qualcuno a fare il lavoro, quindi con dei costi finali esagerati, ma vengono comunque considerati nell'ambito di un intervento programmato nel corso dei mesi, che quindi avendo tutte a disposizione queste informazioni, invece di andare a mettere un colonnotto dove è caduto, ne vado a mettere 10, 20, 30 quando ho raggiunto la massa critica per economizzare in quelli che sono i costi di manutenzione. Altre segnalazioni riguardo ai varchi elettronici, quindi migliorare la segnalazione dei cartelli che riguardano l'apertura, sono già state messe in ordinanza, anche questi sono lavori che sono previsti in questo periodo per segnalare meglio quelli che sono gli accessi ai varchi, quindi evitare che gli utenti incappino involontariamente in multe, che in realtà dai dati che il nostro possesso sono diminuiti di parecchio rispetto a quelle che erano il periodo iniziale. Altre segnalazioni riguardo ai controllare e ridurre i permessi rossi, che una volta erano proprio quei permessi gestiti senza particolari criteri, che è un'operazione che ha già fatto il commissario Ciclosi, ha ridotto drasticamente, riducendo quasi di metà quelli che erano permessi a non residenti per l'accesso, quindi adesso sono stati sensibilmente diminuiti e date solo a persone o enti che ne hanno effettivamente bisogno. Incentivare il trasporto pubblico è ovvio che è nelle nostre corde quella di andare avanti e favorire al massimo quello che è il trasporto pubblico. Evitare il blocco del giovedì, ne abbiamo già discusso, il blocco del giovedì fa parte di quegli interventi inseriti in un accordo con la Regione, che tra l'altro ci permette di avere accesso a finanziamenti. Abbiamo acquistato 9 bus a metano grazie anche all'adesione a questo accordo. Noi non li vediamo mai, noi vediamo solo le problematiche del nostro centro che sta morendo. Secondo me state dicendo delle cose da dinosauri. Io sto dicendo quello che è vero, che insomma, se poi dopo non le piace, dispiace. Che sono penalizzate in Italia, non è che stiamo una volta era così, adesso le cose stanno cambiando. Vada a Siena a vedere se cambia. Va bene, dissentire è possibile. Per carità, non c'è problema, insomma, non, siamo tanti su questo mondo, non è che tutti possono avere le stesse idee. Prego. Niente, chiudo così, insomma, smetto di annoiarvi, magari se avete domande, domande noi siamo qui per rispondere. Cos'era dunque il discorso sulla viabilità della stazione ferroviaria? Qua c'è un cantiere in corso, stiamo facendo dei ragionamenti, sarà un oggetto di una prossima presentazione, perché qua ovviamente c'è un intervento molto, molto importante, che alla città forse non è ancora noto del tutto di come sarà l'entità di questo intervento, che al termine di questo anno restituirà un accesso più dignitoso a quella che è la stazione ferroviaria, e qua insomma faremo poi un incontro ad hoc per spiegare come sono gli intendimenti dell'amministrazione. Senso alternato in via Pigorini una richiesta, questa è già stata prevista da ordinanza a doppio senso, anche qua c'è un'attività di installazione cartellonistica che è in corso, c'è un'ordinanza già emessa e quindi a breve verrà fatta. Io insomma direi che più o meno ho fatto tutte le sono a disposizione per le domande. Bene, grazie mille. Allora, un attimo soltanto, velocemente, vi faccio passare le slide che riguardano gli altri assessori, così dopo magari intanto alcune risposte vi vengono date e farete poi le successive domande. Il quartiere Parma Centro, l'incontro c'è stato il 7 di novembre, come già stato detto, questo sono il numero di proposte di criticità rilevate, le rivediamo meglio
in una rappresentazione così a torta, in cui vediamo che la sicurezza era il 28% dei problemi sollevati, la viabilità il 36%, l'ambiente il 13%, il commercio il 10%, così come le proposte che più o meno rispecchiano quelle che erano state anche le varie criticità. Passiamo alle domande che sono state fatte su vari assessorati. Scuola, che poi l'assessorato che riguarda me, come vedete era stato richiesto se l'edificio di via Saffi, una volta libero, fosse possibile un utilizzo sociale. In realtà l'edificio di via Saffi non sarà più di proprietà comunale, proprio perché è stato inserito a compenso del prezzo di appalto, quindi nel momento in cui la scuola per l'Europa lo lascerà libero, passerà direttamente alla impresa costruttrice, che ne diventerà la proprietaria. Altra richiesta è il riscaldamento. Qui dicevano che nei vecchi edifici scolastici ci sono temperature troppo alte e veniva richiesto di regolarle meglio. L'incontro si era fatto il 7, come avete visto, in data 5 novembre 2012, invece il Comune, quindi appena due giorni prima, aveva emesso una delibera finalizzata a ridurre l'inquinamento atmosferico. Prevede il rispetto della temperatura di 19 gradi centigradi con una tolleranza di 2 gradi all'interno degli edifici pubblici e la riduzione di 2 ore della durata massima giornaliera di riscaldamento degli impianti di riscaldamento. Quindi in ogni edificio viene consentito fino a un massimo di 12 ore al giorno. In più noi paghiamo un ente che è il Global Service per un consumo di 19 gradi centigradi, quindi praticamente difficile che il Global ci metta una temperatura più alta facendocene pagare di meno. Però appunto questa domanda era stata fatta, diciamo, al limite dal momento in cui era stata fatta la delibera, quindi probabilmente la persona che l'aveva fatta non sapeva ancora di questo cambiamento. Il tempo pieno richiesto all'interno delle scuole medie, utile per tutti coloro che lavorano. Come vedete, il tempo scuola non può essere oggetto di delibere da parte del Comune. Quello che il Comune può fare, che sta facendo, è di creare dei servizi nel pomeriggio di aiuto ai compiti o di post scuola con varie attività fin dove, laddove è possibile per il Comune sostenerle, perché in parte vengono pagate dai genitori, in parte vengono pagate dal Comune, diciamo, per ovviare a questo problema. Però i tempi scuola vengono decisi a livello nazionale. Lo sport. Qui ci sono una serie di segnalazioni relative alle strutture sportive. Si diceva che nel centro c'è una mancanza di strutture sportive pubbliche. Quindi l'assessore Marani, l'assessore allo sport, mi ha fatto un pochino l'elenco di tutte quelle strutture che in realtà sono disponibili e che magari non sono sufficientemente conosciute, quindi le ha volute elencare. Come vedete ci sono 3 palestre nei seguenti plessi scolastici, cioè nell'Istituto Scolastico Fra Salimbene, alla San Vitale e alla Ulisse Adorni in via Paciaudi. Poi ci sono 2 palazzetti dello sport in cui si svolgono varie attività e anche ed eventi, il Palacidi in via Lazio e il Pala Padovani in via Abruzzi. Alcune richieste fatte all'assessore all'urbanistica che riguardano vari settori, in questo caso la scuola. Anche qui si parla di scuola europea e si chiedeva la localizzazione della scuola e il periodo di stop dei lavori. Come vedete la scuola, per chi non lo sapesse, è ubicata in via Langhirano. A tutt'oggi i lavori hanno raggiunto il 91% relativo alla realizzazione, quindi siamo quasi molto vicini alla fine. L'urbanistica però relativa al sociale, a recuperare i giardini di San Paolo per renderli fruibili ai cittadini. Qui
questioni di stagione non ci hanno permesso di fare lavori finora. Per ora è stata assicurata la manutenzione e le potature stagionali, e per quanto riguarda l'arredo urbano, laddove è stato possibile. Recupero degli spazi ex Cobianchi per l'apertura di un centro culturale. Abbiamo fatto un sopralluogo in questi spazi, in effetti bisognerebbe trovare delle risorse economiche e ci sarebbero molte soluzioni interessanti, però ancora per questo siamo fermi, proprio perché risorse al momento non ce ne sono. Allora, i giardini partecipati in Piazzale d'Acquisto, in Piazzale Borri. Questi spazi verdi di cui si richiede praticamente la possibilità di prendersene cura da parte dei cittadini sono al momento gestiti o comunque curati dal Global Verde. In questi giri che noi stiamo facendo con i quartieri, effettivamente stiamo cercando di raccogliere disponibilità da parte della cittadinanza. A breve lanceremo un progetto proprio di cittadinanza attiva che cercherà di convogliare tutte queste forze che sono sicuramente molto volenterose e apprezzabili all'interno dei vari quartieri e della cittadinanza in genere, per poter aiutare laddove magari il servizio da parte del comune non riesce ad arrivare, anche per un modo anche di sensibilizzare e di rendere partecipi i cittadini alla vita della città stessa. Stazione ferroviaria, la necessità di ripristinare 3 sottopassaggi al più presto. Questa è la risposta dell'assessore Alinovi. Il progetto della stazione, ma poi lo vedete, sta procedendo molto speditamente. E appena sarà terminato verranno approntate le nuove modalità di accesso. Il sottopasso provvisorio verrà probabilmente mantenuto come deposito bici. Favorire il recupero dei edifici abitativi nel centro storico, e questo diciamo è uno degli obiettivi dell'amministrazione, di evitare di costruire laddove possibile nuove abitazioni, ma di ristrutturare o recuperare quello che c'è già. Viabilità, questo forse avevi già risposto tu, e anche questo per quanto riguarda le pavimentazioni in porfido sui tragitti degli autobus. Questo non avevo, ecco. Comunque la risposta era stata data dall'assessore Alinovi, appunto dice dove c'è il porfido è impensabile che possa essere tolto, sempre per questioni economiche. E poi in alcune zone praticamente è anche necessario verificare se i vincoli storici del centro possano permettere la rimozione della pavimentazione e l'asfaltatura delle vie stesse del centro storico. Via Trento, nel tratto tra Cavalcavia e Viale Mentana, è stata effettuata la pavimentazione sopra il marciapiede con pendenza verso il boccaporto e non sulla strada. La segnalazione è stata inoltrata ai tecnici, i quali stanno verificando se è possibile modificare l'esecuzione per diminuire il disagio. Sul commercio, se non sbaglio, avevi già parlato tu delle casette. Cultura. Rilancio del piccolo teatro con attività di cineforum e di incontri. Noi non possiamo fare niente in questo caso perché la struttura non è di proprietà del comune ma della parrocchia. Le parrocchie sostanzialmente in genere sono abbastanza sensibili, quindi magari se qualche cittadino glielo sottopone probabilmente lo faranno anche. Far rivivere i borghi via 20 settembre con iniziative che promuovono la socializzazione e la vivacità del quartiere. A questo proposito avevamo appena dato il patrocinio e l'ha dato appunto l'assessore Casa, se ne vuoi parlare direttamente. Sì, credo che lo sappiate tutti che c'è l'associazione I Nostri Borghi, su queste vie organizza diverse iniziative, anche quest'anno ci saranno diversi momenti da adesso fino a settembre, quindi
per far rivivere un po' i borghi, ma anche altre zone. Prima si parlava di Piazzale della Pace, l'idea è quella di cercare di riappropriarci anche di questi spazi, quindi anche in Piazzale della Pace quest'estate avremo per da giugno a settembre eventi per, diciamo così, far vivere questa zona alle famiglie, quindi con varie iniziative, dai concerti a iniziative per bambini. La stessa cosa vale sui borghi, dove questa associazione sta portando avanti varie iniziative. C'è anche il borgo Polito di Colombe, che è un po' antesignano ai nostri borghi. Sì, non arriva mai. Basta, guardi, così come l'associazione I Nostri Borghi propone iniziative, noi ben volentieri diamo il patrocinio. Qualora organizzazioni, associazioni provenienti da Borgo delle Colonne dovessero richiedere, qui c'è tutta la disponibilità. Più volte a me, io non mi sono trovato alcuna richiesta, però nel momento in cui io le dico da parte nostra, quindi parlo del commercio innanzitutto, se ci dovesse essere la richiesta di chiudere la strada per organizzare, non so, la cena della via, come so che fanno i nostri borghi in via 20 settembre, massima disponibilità, basta fare la richiesta, si scrive. Come? No, non è del commercio, mi perdoni, ho detto l'associazione I Nostri Borghi ha presentato una richiesta di patrocinio per una serie di eventi, dalla cena di San Giovanni alla serata in cui fanno una specie di mercatino, cioè sono vari momenti per rivitalizzare la zona. Se cittadini e commercianti e, non lo so, associazioni, tutto quello che vuole di Borgo delle Colonne vogliono organizzare un evento, chiedere, non so, la chiusura della strada per organizzare feste eccetera eccetera, noi siamo a totale disposizione. Bene, allora si chiede da parte, questo riguarda la partecipazione, in particolare quello di cui avevamo parlato prima, da parte del Comune la registrazione presso vigili e le forze dell'ordine e la pubblicazione delle segnalazioni dei cittadini e le richieste varie. Allora, questo magari se poi il comandante vuole dire qualche cosa, noi sostanzialmente, per quanto riguarda le segnalazioni che voi ci fate, il processo per pubblicarle sul sito del Comune è un po' lungo, bisogna vagliarle tutte, elencarle e poi proprio c'è un processo abbastanza lungo. Ci stiamo pensando, ci stiamo cercando di attrezzare per questo, però comunque richiede tempi un pochino più lunghi. Per quanto riguarda invece il tema della sicurezza nei suoi molteplici aspetti e le segnalazioni, noi abbiamo comunque un sistema che è chiamato Rifedeur, che manda le segnalazioni che riguardano la sicurezza anche alla polizia, e la polizia poi nel caso le segnala alle altre forze dell'ordine. Penso che più o meno sia questo. E poi c'erano alcune domande fatte all'assessore per quanto riguarda il sociale. Fornire agli anziani un sostegno per la spesa e la socializzazione. Il Comune di Parma ha varie attività in essere. Uno, e il primo, è quello dei trasporti solidali. Ci sono 4 servizi che se ne occupano: uno al centro Bizzozzero, si chiama Sermosol, Filo d'Argento alla ASL, la spesa solidale, il Comitato Anziani di San Leonardo, e il Tulipano, il centro sociale anziani Pablo. Questo per venire incontro a quelle che sono le difficoltà e i problemi delle persone anziane. Inoltre, e questi sono i dati relativi al 2012, ci sono 6 automezzi sul distretto che percorrono circa 80.000 km ogni anno, 2.500 persone vengono trasportate annualmente per andare a fare visite mediche, a fare la spesa, vengono portate anche al cimitero o per attività sociali. Questa è l'attività che già svolge il Comune. In più, accompagnamenti, 4.557 accompagnamenti di anziani per motivi più vari. In pratica la media che è stata calcolata è di circa 20 accompagnamenti al giorno.
Sul territorio comunale agiscono 98 volontari, di cui 47 autisti e 26 accompagnatori e 4 segreterie attive sui 4 poli sociali. Qui chiedono invece l'istituzione di un laboratorio famiglia in centro in quanto mancante. Al momento ci sono 3 laboratori, uno in Strada Quarta, uno in Oltre Torrente e un altro in quartiere San Leonardo. C'è la ipotesi, e anzi è molto avanzata, di ristrutturazione di via Zarotto per avere una nuova sede più funzionale per il centro per le famiglie. C'è poi, come viene riportato, la volontà dei cittadini e delle associazioni che sono disponibili, se c'è questa volontà da parte di associazioni e cittadini, a pensare nei prossimi mesi di riorganizzare alcuni spazi per cercare di fare un laboratorio anche in Parma Centro. Bisognerebbe appunto che ci fossero dei volontari, delle persone che si organizzano per questo. Potete venire in comune, richiedere eventualmente uno spazio dove è possibile organizzare questo centro, e noi, come anche ha detto prima l'assessore Casa, per quanto riguarda le feste, siamo disponibili a darvi una mano e vedere insomma come eventualmente con la collaborazione di questi cittadini o le associazioni si può arrivare ad aprire un altro centro qui. Presenza di molti senza tetto in stazione, sotto i ponti e viene richiesto di aumentare posti nei dormitori. Questo è vero, cioè ci sono molte persone che dormono in stazione e in zona centro, però come dice appunto l'assessore il problema è molto complesso. Noi abbiamo fatto di tutto per offrire una massima disposizione di posti letto e in realtà non si sono quasi mai registrate delle liste di attesa. Questo che cosa significa? Che molte persone o non vogliono o non riescono comunque a farsi aiutare dai sistemi istituzionali. Purtroppo in una città grande come Parma, ma non solo Parma, ci sono comunque delle persone che tendono a stare ai margini comunque della società, che in qualche modo non riescono a farsi aiutare. E in ogni caso, per quanto riguarda il Comune, una delle nostre priorità è proprio quella di cercare di dare la massima disponibilità possibile per dormitori e mense. Un'altra considerazione sempre riguardo a questo tema è anche il fatto che c'è un tetto limite all'accoglienza, oltre il quale ovviamente nessun comune può andare. Quindi quello che noi possiamo fare nei limiti delle nostre disponibilità viene fatto decisamente dal comune. Ecco, ultima cosa, i contatti. Intanto vi avevo già segnalato l'indirizzo email dell'ufficio di partecipazione che avete visto prima, che ritrovate anche nel fogliettino che vi abbiamo dato. Ci sono però varie possibilità di contattare il comune, di fare le segnalazioni puntuali che voi avete fatto negli incontri precedenti e anche in questo. E se lo fate direttamente al telefono a questo numero 0521 40521 oppure alla casella del comune di Parma, le vostre segnalazioni verranno poi direttamente passate agli uffici di competenza. Quindi in ogni caso, senza aspettare, perché poi questi incontri non è che si possono fare molto frequentemente, voi ricordatevi sempre questi contatti, oltre all'ufficio, alla mail dell'ufficio di partecipazione, e quando avete delle segnalazioni da puntuali da fare, fatele direttamente qui. Io questo lo lascio qui praticamente in modo che voi lo vediate. A questo punto la mia esposizione per quanto riguarda gli altri assessorati è finita, quindi se ci sono delle domande, ecco, allora diamoci un ordine, però, perché vedo tante mani alzate, cerchiamo magari
non so, o date un fogliettino, prendete l'ordine delle persone che devono intervenire, così almeno riusciamo, tenendo conto che abbiamo anche un limite di tempo, nel senso che ora sono le 11:10, noi entro le 11:30 dobbiamo finire, quindi chiedo ovviamente di essere concisi e fate delle domande mirate, così riusciamo a rispondervi anche in maniera mirata. Grazie. 30 secondi. Dell'assessore Folli, forse potrei anche anticipare un intervento. Sì, abbiamo un ordine. Abbiamo un ordine. Sono vicepresidente del comitato. Mi scusi un attimo. Se il primo che si era prenotato era il signore. Dopo per questo dicevo, diamoci un ordine. Elena, se magari puoi dare un numero, diamo un numerino a ciascuna persona, così almeno hanno la possibilità di non saltarsi addosso. Sì, appunto. Allora, si sono alzate tutte contemporaneamente, dobbiamo dare un ordine, cerchiamo di dare, ecco, di scendere in rubo, vi rubo due, proprio prego, un minuto. Prego. Una cosa era per il discorso del mercato, se magari si vuole provare a farlo per esempio una domenica o quando, cioè, capire un giorno, trovare un giorno al mese, magari ci proviamo, ci vuole. Sì, il mercato degli agricoltori, ecco, per il discorso che c'è in Oltretorrente, se si voleva portare in centro c'è la disponibilità amplissima di farlo, per esempio fare delle prove, vedere se un mese, cioè una volta al mese per vedere, o davanti a una chiesa, non so, ecco, c'è una cosa dove si può fare. Poi per il discorso della sicurezza e del vigile di quartiere, cioè noi, l'esperienza che abbiamo noi col mercato in Oltretorrente, abbiamo visto che quando c'erano i vigili dentro nelle guardiole, che c'era la guardiola, proprio quando noi notavamo qualcosa, perché cioè, noi lo vediamo il territorio, cioè, dalle 5 della mattina fino alle 2, no? E quindi avevamo questo contatto e c'era anche molta collaborazione, infatti quando abbiamo avuto dei problemi, cioè, sono venuti subito, e quindi cioè, questo va benissimo, no? In centro adesso io, che abbiamo il negozio, notiamo che purtroppo c'è un'organizzazione di accattoni che sono, cioè, perché io arrivo alle 7 della mattina, li vedo benissimo che arrivano tutti col pullman, fanno tappa nel bar dove vanno a fare colazione, poi si dividono le zone, e poi adesso che c'è la Pasqua ortodossa sono andati via 2 settimane, ma non sono residenti, cioè non è il problema del razzismo, cioè questo è proprio, cioè, lo vediamo che è un'organizzazione, no? Ecco, cioè, quindi ben venga, ecco, quando verrà questo servizio, perché purtroppo si vede anche che comunque con il tempo cioè il senso civico si è un po' perso, no? Cioè noi pretendiamo forse dalle istituzioni di avere tutto, perché gli ospedali devono essere gratis, questo deve essere gratis, tutto deve essere gratis, però poi dopo quando tocca a noi, a volte noi diciamo no, però io non posso farlo. Invece, cioè, forse anche noi, visto che è un periodo, diciamo, di crisi per tutti, dobbiamo cercare di non mettere in difficoltà voi e anche voi, cioè, diamoci una mano tutti, ecco. Bravo. Rispondo velocissimo, il fatto del mercato degli agricoltori da spostare in altre zone, c'è un problema di fondo che è legato agli allacci elettrici e dell'acqua, e quindi ci sono degli agricoltori che hanno, tipo quelli che vendono il formaggio piuttosto che la carne, che hanno la necessità di avere questi allacci, e quindi occorre identificare zone che siano appunto attrezzate. Per farvi un esempio, ed è per questo che dico, magari è bene guardare anche altre zone fuori dal centro, visto che comunque per uno che vive in centro città, diciamo di qua dall'acqua, può fare con qualche centinaio di metri, può andare in Oltretorrente. Però il problema è che, per esempio, via Osacca, lo prendo come riferimento, che ho portato anche in altri quartieri, per 6 colonnine per gli allacci all'acqua e all'energia elettrica, in passato si sono investiti 90.000 euro, quindi capite bene che occorre individuare le aree. Per esempio, un'area richiesta è Piazzale Salvo d'Acquisto, ecco, in centro, ecco. Per esempio, occorre però poi poter adeguare gli allacci. Per quanto riguarda il discorso sicurezza, sì,
sappiamo, noi, vabbè, il discorso del vigile di quartiere ha questa finalità, la garitta lì siete fortunati, eravate fortunati perché ce l'avevate a qualche metro, l'idea del vigile di prossimità e del poliziotto municipale di prossimità è appunto quello di cercare di rendere il più capillare possibile la presenza. Aggiungo una cosa che magari prima non abbiamo dettagliato, stiamo lavorando anche sul regolamento di polizia urbana, quindi che è principalmente indirizzato a risolvere quelli che sono i problemi di degrado, quindi l'idea, visto che il comandante comunque ha portato avanti progetti legati appunto al discorso del regolamento di polizia urbana a Firenze, a San Lazzaro, l'idea è quella di introdurre un nuovo regolamento a Parma, di fare un periodo di educazione sulla cittadinanza e poi dopo occorrerà anche cominciare a sanzionare laddove necessario, facendo riferimento anche a piccole cose, a piccole attenzioni che ognuno di noi, si parlava di senso civico, dovrà avere, dal far fare i bisogni del cane con il sacchettino e si butta nel cestino, a tante altre attenzioni, questa è una, per cercare di avere una città un pochino più pulita rispetto a quello che abbiamo, anzi direi una città pulita, non più pulita, e devo dire in questo senso da parte mia c'è molta attenzione, nel senso che, e quindi è una di quelle cose su cui il comandante sta lavorando. Posso parlare? Dunque, mi chiamo Re e abito nella zona Saffi Correggio Colonne. Chiedevamo per la manutenzione sia della pulizia, della spazzatura delle strade, sia per cancellare le scritte sui muri, non si vede più niente. Davanti a casa mia poi ho quattro bellissimi cassonetti che mi sono comodi, perché se devo stare a fare tutti i sacchettini non ce la faccio, stracolmi. Appoggiata alla chiesa sconsacrata, che non è vostra purtroppo, ma è crepata con il terremoto, rifiuti abbandonati giorno e notte, discarica aperta, no? E le cassette della posta logicamente sono transennate perché non si può passare, ma però con la pulizia dell'acqua, ad esempio, potrebbero togliere lo sterco dei colombi. Questo problema lo abbiamo anche in Borgo del Correggio. C'è un edificio di nostra proprietà, la ex Gazzetta di Parma, transennato da molto tempo, che porta via parecchi posti in macchina e esclude assolutamente il servizio della cassetta postale. Oddio, la posta centrale non è lontano, però questi due servizi vengono a mancare completamente. In compenso stiamo lavorando parecchio sul piazzale Salvo d'Acquisto, sia come cittadini privati, sia come c'è un collettivo, è un quartiere molto vivace, c'è un po' di tutto. E stiamo cercando di portare avanti il discorso di Pallini, di arrivare fino in fondo, anche in via Saffi, anche in piazzale San Benedetto, no? Recentemente abbiamo provato il giardino collettivo, cioè le signore del quartiere hanno portato del terriccio, delle pianticelle, abbiamo riempito i vasconi che c'erano vicino alla vecchia chiesa, come si chiama, del piazzale, lì c'è una chiesa, no? Abbiamo riempito i vasconi e abbiamo messo le pianticine dei fiori. Adesso stiamo tentando un piccolo orto sociale, se ce la faremo, ma non facciamo in tempo a piantare una pianta che ce la portano via. Comunque stiamo cercando di portare avanti con anche il Global che ha tagliato l'erba, quindi collaboriamo, non è che siamo uno contro l'altro, di portare avanti questo giardino condiviso. Però secondo me piazzale si presterebbe anche al mercato agricolo, perché l'acqua c'è, la luce, il quadro della luce c'è, non so, vedete un po' voi comunque, noi verremo comunque per portare avanti il discorso del riuso, di tutte quelle cose lì. Grazie. Cerco di rispondere a alcune cose che mi riguardano, poi magari passo all'assessore Casa le altre cose. Quella dell'esperienza del giardino collettivo sicuramente, cioè, bella esperienza, complimenti, nel senso se poi c'è bisogno di colloquiare con gli uffici, insomma, i responsabili di gestione del verde pubblico, tanto meglio, così ci coordiniamo. Per la pulizia vedremo di far passare degli interventi da straordinaria parte di IRAN, che sono comunque possibili e previsti nel piano finanziario. Per quanto riguarda gli edifici transennati, immagino che siano edifici lesionati dal terremoto e quindi non c'è
cioè non c'è nessuna possibilità nell'immediato di rimuovere queste transenne, perché sono fatte per motivi di sicurezza, quindi se non ci sono i fondi per ripristinare lo stato di sicurezza ai luoghi, quindi vengono lasciate lì fino a che non ci saranno, e quindi insomma dobbiamo sopportare questo disagio. Per la questione del mercato credo che insomma sia forse l'assessore Casa, che è una questione che va considerata anche per le infrastrutture che magari ci sono o non ci sono all'interno della zona, però insomma si può valutare sicuramente. Prossimo. Buonasera, due cose. Allora, detto che penso che il Comune possa solo organizzare la quotidianità e non risolvere i problemi di crisi o di sicurezza che vigono ormai in tutta Italia, due piccole cose. Allora, Piazzale della Pace, io abito lì vicino, va bene l'associazione, io dico non i nostri ma i vostri borghi, perché tutte le sere c'è una confusione boia, per cui è comodo organizzare sotto casa degli altri concerti, come fanno, perché oltre ai concerti c'era tempo fa il karaoke quasi tutte le sere, via dicendo, quindi di sere tipo a luglio, cos'è stato? Non so se l'anno scorso o due anni fa, c'erano, non mi ricordo se 19 o 21 sere in cui c'era musica sotto casa, e la comandante dei vigili urbani in una recente intervista ha detto che anche lei sarebbe diventata nervosa se l'avessero privata del sonno. Quindi anche questo, non dico sono contrario alle iniziative, mi fanno piacere, però anche con rispetto dei residenti. Seconda cosa, parcheggi, benissimo. Io penso che però molti residenti scambino parcheggio e sosta, cioè se ovvero a me è capitato di avere anni fa un vicino che teneva una macchina ferma per 3-4 settimane e la cambiava e si muoveva mezza giornata al mese, quello era un suo posto auto privato. Cioè, quindi se si accetta questo tipo di mentalità, basta saperlo, però poi dopo non ci si lamenti se poi non c'è spazio per tutti. Quindi un conto è la sosta, un conto è il parcheggio. Se io uso la macchina una volta ogni 15 giorni non posso pensare di occupare uno stallo. Grazie. Allora, per quanto riguarda diciamo gli eventi su Piazzale della Pace, a parte che non li organizza i nostri borghi, probabilmente i nostri borghi con il dottor Pallini li organizzava credo un paio d'anni fa. Faceva il karaoke. Sì, ma io questo sinceramente non lo so. Tra le serate c'era i vostri borghi. Ok. Quest'anno, cioè quello che... innanzitutto stiamo programmando una serie di eventi anche noi, però è ovvio che alle 11:30 massimo questi devono terminare, questo è evidente. Poi è una questione di equilibrio, perché c'è chi dice portate gli eventi perché altrimenti arrivano gli spacciatori, i drogati, eccetera, e chi ci dice invece, quindi bisogna, da parte nostra l'idea è fare degli eventi che possano, a parte i concerti, però iniziative anche per i bambini. Credo che anche la passata amministrazione abbia organizzato cose per i bambini, quindi credo che il fatto di far vivere una zona possa essere, diciamo così, d'aiuto per spostare determinati fenomeni. Poi è vero che le forze dell'ordine devono poi cercare di fare la loro parte, però se noi come cittadini riusciamo a occupare questi spazi, ovviamente nel rispetto degli orari, perché non è che andiamo, diciamo così, a controllare gli orari di pubblici esercizi, poi invece qui facciamo quello che vogliamo. È evidente che a un orario 11:30 questi eventi debbono per forza di cose terminare. Ma sì, sulla questione insomma, del caso dell'occupante, lo stallo, insomma, ci risulta difficile magari verificare questo tipo di comportamenti, perché insomma abbiamo la possibilità di verificare così puntualmente la presenza continuativa. Insomma, c'è una regolamentazione che riguarda il rilascio dei permessi anche in funzione della disponibilità o meno di un garage o di un box, che quindi viene concesso o meno in funzione
del box privato in disponibilità, quindi insomma questo è quello che riusciamo a fare per regolamentare la sosta all'interno della zona centrale. Se poi un altro fa la stessa cosa, non si lamenti se io prendo tre macchine e le caccio lì. Dimmi le tre macchine, però se c'è un garage lo devi mettere nel garage. Capito? Mi scusi, è prioritario. La struttura pubblica deve controllare anche quelli che la tengono in due settimane. Ci scusi, Io volevo dare semplicemente due informazioni utili. Soprattutto penso che in sala ci siano, vedo, diversi commercianti. La prima riguarda il fatto che noi a dicembre, nello specifico, poi l'abbiamo fatto insieme io e l'assessore Folli, abbiamo aumentato la durata di parcheggi righe blu. 36 stalli, se non ricordo male, nella zona del Goito e circa una settantina nella zona del parcheggio Toschi, che da mezz'ora sono diventate due ore. È importante che la cittadinanza lo sappia e anche i commercianti, perché credo che quelli siano comunque dei parcheggi disponibili per la cittadinanza e la clientela. L'altro aspetto importante che volevo sottolineare è che a dicembre dello scorso anno abbiamo il Presidente del Consiglio Vagnozzi e devo dire anche i consiglieri hanno recuperato dalle tessere dei parcheggi di struttura, appunto dei consiglieri, circa 6.000 euro. 6.000 euro a cui sono stati aggiunti 2.000 euro da parte delle associazioni di categoria, quindi siamo arrivati a 8.000 euro, che sono stati trasformati in biglietti da due ore per i parcheggi Toschi, Goito e Kennedy. Abbiamo iniziato una serie di attività di promozione di questi biglietti insieme appunto con le associazioni di categoria per consentire attraverso una spesa di almeno 10 euro, presentando quindi uno scontrino di almeno 10 euro e il biglietto di uno di questi tre parcheggi allo IAT e in un'occasione credo per San Valentino al chiosco, alla garitta dei vigili di Via D'Azeglio per il parcheggio Kennedy, veniva dato appunto questo buono da 2 euro. Ci tenevo ad informarvi di questo e a soprattutto ai commercianti di utilizzarli, perché sono a vostra totale disposizione, quindi se avete poi delle domande sia io che le associazioni di categoria sono anche in questo caso a disposizione. Ci tenevo a informarvi perché su 2.300 biglietti da due ore che abbiamo messo a disposizione dal metà dicembre fino ai primi di aprile, sono gli ultimi dati che io ho, sono stati utilizzati 150, quindi 150 su 2.300, quindi probabilmente c'è una, diciamo, scarsa comunicazione, quindi dobbiamo migliorare penso tutti, però lo dico ai commercianti perché sono a vostra disposizione, quindi utilizziamoli, perché è un peccato lasciarli lì così, quindi magari spargete la voce. Le associazioni so che hanno stampato, magari ditemi, una delle locandine da mettervi. Non si possono esporre. Occorre trovare un modo, perché secondo me è un peccato che non vengano utilizzati. Di stampa abbiamo fatto, però magari possiamo continuare. Che venga affisso sugli autobus, in modo che la gente lo possa sapere, perché noi al momento in cui lo diciamo, la comunicazione fatta porta a porta è, cioè, sì, certo. Voce è poca. Certo, magari. Le persone lo sanno. Assolutamente. Magari possiamo pensare di chiedere informazioni. Anche per il parcheggio che è valido. Posso? Una cosa velocissima all'assessore Casa, casette di legno, ecco, ho seguito per 2 o 3 anni la questione Ghiaia e vorrei ricordare questo, che l'accordo sottoscritto tra il Ministero dei Beni Culturali e il Sindaco Vignali prevedeva che nella piazza venissero collocate delle strutture leggere anche asportabili. Ecco, questo cosa significa? Significa che la piazza doveva tornare con degli stalli per il mercato giornaliero, cosa che non è capitata.
Però volevo rivolgermi soprattutto all'assessore Folli, con il quale penso che abbiamo idealmente una comunanza totale. E lei sa che ho presentato tanti esposti in procura, la procura ha fatto tutto quello che era possibile e anche quello che è impossibile, cioè la procura si è mossa con un'azione giudiziaria a tappeto, ad attualmente è ferma alla Cassazione, no? Ma ha fatto tutto il possibile. Io recentemente ho scritto una lettera anche al Comune indirizzandola a tante figure professionali. Devi parlare dell'argomento perché non tutti magari hanno... Inceneritore. Ecco, il fatto di guardarci negli occhi mi aveva fatto dimenticare l'argomento, perché il tema è questo, no? Ora, sappiamo che il raggio di influenza negativa, la dispersione, io lo chiamo inquinamento, è di 5 chilometri, arriva alla via Emilia, quindi arriva anche in via Repubblica. Sia voi che noi, io sono al 5, voi siete al numero 1, siamo tutti esposti, no? Il punto di fondo è questo, ritengo che la procura abbia compiti propri, il comune ha anche lui dei compiti propri. Perché diavolo, io ho indirizzato questa lettera anche al comandante dei vigili, al nucleo di polizia edilizia, cose del genere, perché se si ipotizza, e l'ha ipotizzato un vostro funzionario presso la provincia il 27 di marzo, la decadenza del permesso di costruzione, tutto quello che si realizza diviene illecito. È un illecito penale, tra l'altro, salvo che non ci sia una sanatoria. Altra ipotesi fondamentale è quella della scadenza dell'efficacia della via. Cosa vuol dire scadenza di efficacia della via? Che se la via dura 3 anni anziché 5, come porta a ritenere un'attenta lettura della normativa, l'accensione del camino, il deposito di rifiuti nello spazio del, io lo chiamo inceneritore, costituiscono altrettante ipotesi da valutare per decidere se siano reati o meno, insomma. Ora, io lo so che il Comune è rimasto scottato dalla sentenza del TAR, che anch'io non condivido, e ho fatto il possibile per contestarla, sia pure a livello disciplinare, perché non ero parte. Ciclosi ha fatto male a non appellarla, però quella sentenza lì stabilisce principi ben precisi. C'è un permesso di costruzione, ha una durata, si dice che sia decaduto, il Comune deve sanzionare. Ecco, il Comune è rimasto scottato per la questione richiesta del risarcimento danni. Però tutto sommato ha risparmiato dei soldi con la SPIP e si può, anche perché è doveroso intervenire, sarebbe un'omissione di atti d'ufficio questa. Ci sono interventi che il Comune deve fare e non si può affidare soltanto alla Procura della Repubblica, insomma, deve intervenire in proprio. Credo che sia ancora presente anche il comandante dei vigili, che è una persona noto molto autoritaria. Ecco, eserciti anche qua la propria autorità e doverosità di intervento. Rispondo all'avvocato Allegri, con cui correttamente condividiamo, diciamo, un obiettivo da tempo, insomma, che ci ha visto su diverse parti operare per l'obiettivo appunto di impedire l'avviamento dell'impianto di incenerimento rifiuti di Uguzzolo. Diciamo, il mio pensiero, il mio orientamento non è assolutamente cambiato, sono diverse solo le possibilità e le cautele che dobbiamo osservare da due punti di vista diversi, nel senso l'avvocato Allegri ha un punto di vista di un singolo cittadino che fa attività esposti e attività, insomma, che sono legittime e anche insomma ben viste, insomma, tutto quello che posso esplicitare come apprezzamento per il lavoro fatto. La nostra posizione è quella di un'amministrazione comunale che, come ben diceva l'avvocato Allegri, ha subito e ha pendente un ricorso per una causa di 28 milioni di euro circa la prima sospensione del cantiere autorizzata durante la precedente giunta
la giunta che si è preceduto, noi stiamo valutando ovviamente tutte quelle che sono le azioni possibili da parte del Comune nei tempi e nei modi che ci riserviamo di portare avanti come amministrazione comunale, quindi amministrazione responsabile di gestire tutta la macchina e quindi di non creare situazioni di pericolo alla stabilità delle casse del Comune. Questo non vuol dire che non prenderemo delle decisioni, ma che stiamo ponderando bene quelli che sono i passi che intendiamo fare per non mettere a rischio la stabilità del Comune. Insomma, questo è un po' il concetto che mi piaceva esprimere in merito all'attività e alla domanda che ha fatto l'Avvocato Allegri. Buonasera, io volevo segnalare un problema che abbiamo noi residenti di piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa riguardo ai parcheggi delle auto praticamente. Adesso i pochi parcheggi che ci sono in via Montaltissimo, via Cecchi e l'ARPA, la zona dove c'è l'ARPA, sono pochi. Poi ci si mettono anche le persone a parcheggiare, persone che non sono residenti, quindi di conseguenza diventa un grosso problema per noi che abitiamo lì in zona. E poi volevo chiedere cortesemente di sapere un po', una volta che sono finiti i lavori della piazza, che sicuramente sarà un'opera che ci godiamo tutti quanti i cittadini di Parma, però vorremmo capire noi residenti se sono previsti dei parcheggi oppure qual è il risultato, dov'è che dovremmo andare a parcheggiare, questo volevo chiedere, grazie. Allora, il progetto della... Sì, sono vicepresidente del Comitato per il risanamento ambientale di Via Mazzini e dintorni, costituito con atto dell'onorevole Andrea Bori, notaio, già nell'89. Per la verità, la cosa principale proposta era questa di conculcare, o meglio risanare da parte del Comune, una situazione che si era sviluppata in maniera selvaggia, l'insediamento di strutture che emettono elettrosmog pauroso con livelli elevatissimi. L'assessore, mi è spiaciuto non essere stato coinvolto nella riunione del novembre, ma tra gli argomenti trattati, se fossi venuto, avrei sollevato certamente questo. Peraltro però l'assessore, come il sindaco, l'assessore Folli, hanno ricevuto delle segnalazioni raccomandate, ricevute di ritorno, dove si fa un po' la storia di questo e dove questa situazione selvaggia che era iniziata, lì c'era l'ufficio dell'autocamionale della Cisa che aveva un ponte radio, poi accanto a quello si sono sviluppate e si sono insediate delle emittenti fortissime che evidentemente hanno le spalle robuste. Tutta questa situazione su via Mazzini e anche su via Verdi era stata presa in mano anche dall'assessore che ha preceduto l'attività di Folli, cioè l'assessore Sassi, che aveva addirittura messo delle centraline di rilevamento che costantemente segnalavano il contenimento o lo sforamento dei limiti legali di questo elettrosmog. Successivamente però queste sono state con gran gioia di queste emittenti, anche perché lì si sommano gli inquinamenti di elettrosmog, di Omnitel, di altre società della telefonia che rendono la zona realmente drammatica. Lì un pacemaker o altre apparecchiature elettromedicali saltano perché c'è un livello paurosamente elevato. Ora, dato che il Comune, senza attendere la riunione del 7 novembre, è informato di questo, si chiede che provveda, perché ha tutti i poteri per poter, anche quelli di tipo diplomatico, a Modena, ad esempio in altre città, hanno trovato delle soluzioni di allontanamento. L'assessore Sassi forse sognava un po' troppo alta, voleva fare un insediamento megagalattico legato alla modifica addirittura della tangenziale per mettere lì la nuova
tipo Barcellona, una grande colonna tipo Torre Eiffel, dove ai vari livelli ci sono le telefonie, le televisioni, eccetera, eccetera, e hanno le potenzialità per, senza procedere all'inquinamento della città, dove si prendono delle sberle paurose di elettrosmog. Io penso che adesso anche con questa documentazione il Comune possa riprendere in mano questo. Il sistema di monitoraggio con le centraline, una in via Verdi, una in via Mazzini e anche in altre zone, teneva un po' a bada queste beate superpotenze. A me però, scusi, però ecco, mi pare che sia ora di procedere. Io, grazie. Era una delle domande che ho ricevuto sì. E non ho letto perché l'ho persa fondamentalmente, però su via Mazzini... Possiamo rimandarla? No, su via Mazzini avevo già una risposta da parte del servizio che ne parlava di un monitoraggio permanente di ARPA in via Mazzini al numero civico 1 che, per verificare che non vi siano sforamenti. Questo, che adesso non c'è più, però è stato spento. Io ho un'informazione contraria. È stato spento, guardi. Comunque lei lo veda, perché c'era un sito internet che si poteva consultare. Altro brevissimo appunto: su via Mazzini c'è una situazione anche di schiamazzi notturni realmente insostenibili. Non chiamiamola Movida, perché chiamare Movida è come parlare male di Garibaldi, nel senso che sembra uno sfogo dei giovani, eccetera. Ma lì sono schiamazzi puri e semplici. C'era stata la richiesta anche dell'installazione di un sistema automatico di rilevamento di questo fenomeno, video, sonoro, eccetera. Abbiamo sentito il comandante dei carabinieri che addirittura gratuitamente dice: collegatevi per i vostri sistemi di antifurto. Se noi ci tassiamo in via Mazzini e mettiamo su la centralina, poi la colleghiamo a qualcuno che dite voi o al comandante dei vigili e constaterete che c'è un disagio notevolissimo. Grazie. Posso rispondere a due domande o facciamo delle altre? Chiediamo la cortesia di essere veloci nelle domande perché sono già le 11:20. Come ho detto, prego. Rapidissima. Io volevo sapere quanti sono i vigili urbani, la polizia municipale a Parma? Purtroppo il comandante è andato via, però il numero proprio delle unità. 170 giù di lì. Volevo solo sapere il lato numerico rapidamente, così non vi faccio perdere tempo. Via Verdi, mercoledì e sabato dopo il mercato, raccolta differenziata assolutamente inesistente, ve lo segnalo. Ci pensate voi? Benissimo. Problema dell'inquinamento: è piovuto, ora è estate, andiamo tutti in bicicletta. Bisogna per forza fare qualcosa per le piste ciclabili, per poter utilizzare sempre, e magari qualcosa, non lo so, per evitare il furto delle biciclette. Purtroppo è quello il problema più grosso a livello di microcriminalità e soprattutto a livello nostro, che vorremmo utilizzare la bicicletta, dobbiamo prenderne una brutta sperando che non ce la freghino. L'ultima cosa, l'assessore Casa si lamentava della possibilità di divulgare, no, di avere, dare notizie, eccetera, anche questa del parcheggio. Io ricordo che fino a 2-3 anni fa ricevevo una mailing list gratuita del Comune di Parma. Ho chiesto mailing list del Comune di Parma, newsletter settimanale, ma poi a volte non era settimanale. Venivano segnalate un sacco di cose, fra cui i mercatini, il quartiere, vari eventi. E anche aveva delle finalità, dico educative, cioè segnalava: lasciate libera la pista ciclabile se siete a piedi, perché così non vi investono, eccetera. Scusi, newsletter, lei è ai commercianti o no, a residenti? Privato. Sì? Sì, c'era... A me non è mai arrivato, cioè... No, perché non si è registrato. Io sono registrata, ma poi tuttora sul sito del comune c'è scritto che si può registrarsi per ricevere la newsletter. Io più volte ho mandato la richiesta dicendo: ma c'è ancora? A questo punto mi confermate che no, credo che al momento non ci sia. Cercheremo di ripristinarla, anche per questo stavamo chiedendo a voi i riferimenti, l'indirizzo email, eccetera, per vedere di ripristinarla. Sono una commerciante del centro storico. Chiedo che cosa si può fare per limitare, per ridurre questa crisi che tutto il centro storico sta vivendo.
non possiamo incentivare il turismo, in che modo possiamo incentivare il turismo per far sì che Parma non viva solo dei parmigiani, ma che possano, che possa vivere anche di un ricco turismo. Grazie. Finiamo le ultime. Ancora due. Problema parcheggi. E adesso l'assessore Folli diceva che verrà ripristinato il doppio senso in via Pigorini, quindi il numero di parcheggi in zona Ghiaia calerà ulteriormente. E era già stato chiesto un incontro al precedente assessore per il discorso Borgo Paggeria, che una parte era stata resa area pedonale e l'altra parte comunque non esistono gli stalli per residenti, quindi chi riesce ad accedere accede a prescindere che risieda o meno in zona. Inoltre, sia a destra che a sinistra al Teatro Regio ci sono dei parcheggi non utilizzabili dai residenti, una parte sono destinate alla provincia, ma il numero è esagerato, per il numero, soprattutto la sera, non penso che i dipendenti della provincia lavorino, per cui quantomeno nelle ore notturne potrebbero essere destinate ai residenti, idem dall'altro lato. E è possibile intervenire per razionalizzare in modo migliore a vantaggio dei residenti questo problema? Scusate, volevo dire a quei cittadini che hanno lamentato in via Corso Corsi tutti quei problemi che c'erano, volevo ricordare che ci sono, che la legge che ha istituito la cedolare secca ha inasprito enormemente quelli che sono le sanzioni per chi affitta in nero. Si arriva a un affitto che è 4 volte la rendita catastale, quindi irrisorio, o anche all'esproprio dell'immobile se uno affitta in nero ad uno che non è in regola e quindi per esempio è un extracomunitario o uno di quella fauna che dite che c'è in via Corso Corsi. Quindi ricordatevelo che c'è anche la possibilità di espropriare l'immobile se uno affitta a uno che non è in regola con le leggi italiane. Grazie. No, una domanda sulla stazione, lei dice che sarà un incontro preposto, c'è già la data perché evidentemente l'argomento è molto più... No, nel senso che stiamo facendo le ultime considerazioni su quelle che è, cioè io parlo per la viabilità della stazione adesso. In genere sul progetto urbanistico della stazione. Già adesso ci sono degli incontri organizzati con le varie associazioni di categoria, gli ordini degli ingegneri, architetti e così via, che hanno avuto modo di visitare il cantiere. Sulla viabilità stiamo facendo gli ultimi ragionamenti per quel che riguarda la sistemazione definitiva del progetto stazione che andrà a terminare a fine anno e su cui insomma si interverremo. Quindi anche sul discorso dei parcheggi dei residenti che diceva prima il signore che... No, non vedo più, eccolo là. Anche qua ci sono delle considerazioni che stiamo facendo, proprio le ultimissime, per diciamo apportare le ultime variazioni a quelle che sono le. L'assessore sta organizzando qualcosa per quanto riguarda la parte commerciale, perché la piazza io l'ho visitata da privata, effettivamente è bellissima. Il progetto finito, che adesso sta prendendo forma, sembra effettivamente un progetto molto bello. Però visto che una piazza è tutta pedonale, se non si fa niente, dopo domani diventa un recettacolo per la piccola criminalità. Ancora di più, state organizzando qualcosa? Avete... I negozi su sede fissa sono quelli sotto i portici, laddove magari c'è qualche negozio sfitto, si può... ripeto, compatibilmente con quelle che sono le risorse, fare quello che dicevo prima. Poi sulla piazza si può pensare anche qui di istituire un mercatino settimanale, se questa può essere una soluzione. Occorre fare una valutazione nel momento in cui poi il... Certo. Vedremo. È sicuramente uno dei presidi da parte delle forze dell'ordine, poi ripeto... Attualmente non si vedono, infatti abbiamo preso contatto diretto perché forze dell'ordine non ci sono vigili, non c'è niente, neanche si chiamano, pertanto
Io vedo i fogli di servizio e una presenza in auto c'è. Però, come diceva poco fa il comandante, poi dopo con il discorso del progetto di polizia di prossimità, polizia municipale di prossimità, sicuramente ci dovrà essere una presenza a piedi un pochino più capillare, e anche quella è sicuramente una zona. Invito a fare un giro dei Garibaldi. Abito lì. Allora, invece di stare in casa. No, sono spesso in giro. Io, a me piace. Sono spesso in giro. Sì, sul discorso dei pusher io le do la risposta che il dottor Verzera della Questura ha dato in occasione dell'incontro del quartiere San Leonardo. Il problema di fondo, in questo caso qua, un cittadino lamentava il fatto che dalla stazione fino a via San Leonardo a piedi non ci si passa, o comunque una donna, ma anche un uomo forse, ha un po' paura. La risposta da parte del responsabile della questura è stata che queste persone, presunti o meno spacciatori, non tengono più le loro sostanze addosso, quindi se si fermano per strada le mettono, io le sto dicendo quello che ha riportato, poi dopo se lei sa dove le mettono, magari se fa una segnalazione può essere utile. Quello che loro dicevano è che non è che è vietato a una persona di colore stare per strada, quindi vengono fermati, vengono identificati, spesso hanno il permesso di soggiorno, i documenti in regola, e quindi purtroppo sono persone che sono in regola. Quando non sono in regola li portano in questura o comunque li portano al comando dei carabinieri. Quello che lei ha detto siamo tutti consapevoli, io sto in casa ma esco anche, abito nella zona, quindi vedo quello che accade. Il discorso del vigile di quartiere, per quanto ci riguarda, è un modo per aumentare la presenza. Poi prima qualcuno diceva Rambo, no, è finito il periodo dei Rambo. Si parlava dell'unità cinofila, cioè quello che bisogna dividersi i compiti, quindi ci sono polizia e carabinieri che svolgono determinate mansioni, c'è la polizia municipale che ne svolge dell'altra e sono complementari, quindi la nostra idea è quella di una presenza sul territorio. Ci auguriamo che questa possa essere un po' di disincentivo per determinate operazioni. La zona della stazione sappiamo che è critica e quindi anche su quello cercheremo di essere il più presenti possibile, anche da un punto di vista commerciale. Quando avremo un inquadramento, la situazione sarà un pochino più chiara, vedremo di organizzare qualche cosa appunto per cercare di ravvivarla. Aggiungo un paio di risposte. Il discorso delle biciclette, dei furti di bicicletta, delle biciclette. Anche qui, tra le varie cose, il comandante è un mesetto che è qui, quindi è stata investita da parecchie attività. Una di queste è appunto quello di un progetto legato appunto a cercare di prevenire i furti delle biciclette. Devo dire, ci sono pratiche interessanti anche in altre città da andare a srubacchiare, quindi l'idea è quella di andare a trovare delle soluzioni da applicare anche in città. L'idea della newsletter penso che sia interessante, io adesso bisognerà approfondirla per cercare di dare una maggiore informazione, perché effettivamente il sito internet di cui noi ci avvaliamo spesso è una opzione, però il fatto di poter mandare sms piuttosto che email è sicuramente una soluzione da prendere in considerazione. Il turismo ha ragione, per noi è una priorità. Io personalmente penso che sia il futuro non soltanto della nostra città, ma in generale il nostro paese o comincia a ragionare su questo tipo di tema, altrimenti credo che avremo poco futuro. Abbiamo diverse iniziative in ballo. L'idea, nonostante non abbiamo tante risorse, però su
il turismo, che è, diciamo, una di quelle poche, di quei campi d'azione in cui possiamo avere un ritorno abbastanza sicuro, perché comunque credo che la nostra città abbia determinate proposte, sia da un punto di vista di turismo leisure, quindi di visite, monumenti, festival verdi, enogastronomia, ma anche congressuale. Abbiamo alcuni poli molto attraenti, con la Fiera di Parma anche si sta collaborando, quindi abbiamo una serie di progetti strategici sul turismo su cui stiamo lavorando. È evidente che le risposte non saranno oggi per domani, però vedrà a breve alcuni, sicuramente vedrà a breve alcune azioni, alcune interessanti. Secondo me è molto importante anche cercare di sollecitare su tutti coloro, come peraltro anche i commercianti, che hanno un interesse nel settore del turismo, di cercare di solleticarli un pochino, proprio perché secondo me abbiamo e stiamo perdendo delle occasioni, occorre cercare di sfruttare di più quello che abbiamo a disposizione. E lo faremo sicuramente. Secondo me non c'è nessun tipo di controllo, di verifica da parte dell'amministrazione comunale, perché io stessa mi chiedo come mai ci siano tantissime attività gestite da persone non italiane che creano, non credo che facciano del commercio, ma fanno tutt'altro. Lei parlava di verifiche. Le verifiche vengono fatte, allora innanzitutto... Però mi scusi sinceramente... Ha ragione. Anche zona Garibaldi, zone traverse, ha perfettamente ragione. Allora, lei, visto che lavora in un'associazione di categoria, sa bene che alla fonte io non posso dire di no a un cinese piuttosto che a un italiano, piuttosto che a un senegalese. Perfetto. I controlli. Allora, il regolamento per la convivenza, diciamo così, movida, che abbiamo appena approvato, prevede anche una, tra le varie cose, abbiamo introdotto una norma per tenere pulito nei 10 metri dall'entrata del locale. Invece è già stata applicata almeno in un paio di occasioni. In ogni caso, questa è un'altra di quelle iniziative che occorrerà, è evidente che l'abbiamo approvato un mese fa. Okay? Quindi questa, ad esempio, sulle zone di via Borghesi è già partita. Quindi questa è una delle iniziative. È evidente una cosa però, che nel momento in cui io sanziono un locale, ad esempio una di queste segnalazioni è arrivata su via Imbriani. Via Imbriani abbiamo diversi Asian market piuttosto che African market. Quindi nel momento in cui io vado a sanzionare per un negozio di un senegalese, diciamo così, perché nei 10 metri c'è sporco, ovviamente sporco legato alla sua attività, perché è chiaro che se c'è il bisogno del cane non è certo la colpa sua, però è evidente che poi nello stesso modo, poi quando passo davanti alla pasticceria parmigiana, devo sanzionare anche quella. Perfetto, quindi qui si sta facendo, come prima abbiamo detto, un momento anche di informazione, perché capisce bene che non è che uno parte e dall'oggi al domani comincia a sanzionare in maniera pesante, ma credo che sia doveroso dare un minimo di informazione
agli operatori, così come abbiamo fatto con la Movida, perché abbiamo fatto circa 3 settimane abbondanti di informazioni, poi con il comandante e le altre forze dell'ordine siamo partiti a far rispettare quelle che sono le regole. La stessa cosa vale su questo, quindi su questo noi ci stiamo lavorando. Anche su, abbiamo fatto anche diverse segnalazioni, più che altro perché in certi esercizi ci sono probabilmente anche dei problemi igienici, quindi abbiamo fatto segnalazioni all'USL appunto per poter fare degli interventi che vanno al di là di quella che è la competenza specifica degli uffici comunali. Allora, c'era un attimo l'assessore che ha da rispondere a 2 o 3 cose e poi le risponde anche sui rifiuti, va bene? Allora, dopodiché chiudiamo perché... Molto brevemente, tre le 11:30. Allora, furto bici, ne ha già parlato l'assessore a casa, piste ciclabili è un tema che è all'attenzione, anche uno di quelle su cui vogliamo investire, ovviamente adesso di visibilità su risorse non ci sono, se non attingendo a bandi europei o regionali a cui stiamo cercando di partecipare. L'obiettivo ovviamente è quello di collegare il più possibile tutti i vari punti strategici, soprattutto ad esempio penso alle scuole, per far arrivare tutti i figli indipendenti in sicurezza alle scuole, e poi i punti di maggior afflusso. Sul tema del parcheggi in Piazzale Paer o Barezzi, il tema del discorso bianco e blu per la sera è una proposta, adesso dobbiamo valutarla sicuramente con la provincia che ha a disposizione il parcheggio in queste due zone. Teniamo conto che la provincia alla fine 2014 dovrebbe scomparire, quindi anche questo è una considerazione che potremo fare magari anche nel prossimo futuro. Il problema dell'inquinamento onde elettromagnetiche, come dicevo prima, adesso verifichiamo la segnalazione del cittadino sulla cosa puntuale, anche se a me risultava una cosa diversa. È un problema che da non sottovalutare, che è l'attenzione dell'amministrazione comunale, che però nel settore ambiente ha visto nel corso degli ultimi anni un depauperamento di quelle che sono le risorse umane all'interno della struttura. Si parla di 30 persone nel 2009, adesso sono 3 persone nel settore ambiente a seguire una tematica estremamente complessa che va dai rifiuti alle cave, alle bonifiche, alla presenza di amianto, all'inquinamento elettromagnetico, all'inquinamento dell'aria, all'inquinamento acustico, e probabilmente mi scordo qualche elemento. Stiamo anche qui cercando di ricostituire un gruppo con delle competenze presenti all'interno o possibilmente anche con competenze esterne per ricostituire una struttura tecnica che deve seguire un tema tra i più importanti per la qualità della vita dei cittadini, cioè l'ambiente, quindi tutta una serie di tematiche che legate anche ad esempio a una cosa che mi ero scordato, il ciclo idrico, quindi fognature, scarichi abusivi e tutta una serie di questioni che riguardano proprio il tema dell'ambiente. Voglio far notare, specialmente nel centro storico. Microfono. Volevo far notare che specialmente nel centro storico c'è l'abbandono continuo di rifiuti da parte di quelli che sono gli esercizi commerciali, che non hanno comunque il cassonetto a disposizione, hanno il sacco dei rifiuti che loro regolarmente mettono fuori nel marciapiede, perché giustamente non hanno anche il posto interno, le cose. Però chi anche ce l'ha continua a esporre continuamente, cioè praticamente è diventato un uso comune gettare ad esempio a fianco delle Feltrinelli, faccio il nome, continuamente cartoni pieni di rifiuti. In qualsiasi orario o qualsiasi orario di esposizione? Qualsiasi orario, e questo succede in altre cose. Perciò c'è la possibilità di mettere a posto queste persone. L'intenzione dell'amministrazione comunale è di tenere sott'occhio questo fenomeno, oppure andare un po' a spot, perché il discorso multe, contestazioni alle multe, eccetera, eccetera, sappiamo, perché io a suo tempo avevo fatto sanzionare diversi, perché io sono un tecnico nel dire, avevo fatto sanzionare personaggi lì intorno a casa mia, vicolo Santiburzio, eccetera, eccetera, però era l'avvocato, era il notaio, era chi, era là, alla fine non ha pagato nessuno.
Sulle sanzioni stiamo procedendo in quella direzione. Ecco, no, anche perché in virtù di quello che diceva lei prima, che effettivamente le forze a disposizione sono veramente poche, ecco, diciamo, riconosciamolo, perché sì, i vigili ambientali sono veramente... I vigili ambientali sono tre, sono, e questo tre, è il problema dell'attenzione, diciamo, da tempo stiamo cercando ovviamente di non contare solo queste tre persone che poveretti poi possono coprire certi orari, ma non tutta la giornata. E proprio col comandante ci siamo incontrati per estendere la possibilità a tutta la polizia municipale, o comunque un determinato numero di agenti, di effettuare controlli e sanzioni in materia ambientale. Stiamo verificando anche con Atersir, che è l'ente, diciamo, regolatore del servizio rifiuti e anche del servizio idrico, la possibilità di adottare lo stesso modalità di controllo che hanno adottato a Piacenza, il comune di Piacenza, che hanno esteso a un certo numero di operatori IREN, quindi anche là hanno IREN, così la possibilità di fare segnalazioni su conferimenti errati, e quindi segnalazione all'autorità competente, che poi fa la sanzione su quello. Come diceva anche l'assessore Casa, facciamo, diciamo, il primo periodo di informazione e poi passiamo a sanzionare quelli che sono comportamenti che non sono civili e che è giusto che vengano sanzionati. E inoltre ci sono un sacco, ma le posso, io farò delle fotografie il prossimo temporale, un sacco di tombini che non vengono manutentati. Adesso non so se aspetti l'IREN, se aspetti, diciamo, ad altre ditte esterne, perché non è il mio campo di cui mi occupo, però le posso assicurare che ad esempio strada del tribunale, all'inizio dove parcheggiava il famoso fenomeno che poi è stato arrestato col Panamera, eccetera eccetera, lì c'è un lago perché c'è un tombino che non tira, dove c'è anche lo stallo per un disabile da sempre. In vicolo Politi c'è un lago, ma perché non viene fatta una corretta manutenzione assolutamente degli scarichi fognari, o perlomeno, diciamo, di quelli che sono i flussi dell'acqua. Come le dico, io non so se in appalto l'IRE, se in appalto una ditta esterna, ecco, diciamo, perché non è il mio campo, però certamente non è la competenza in questo caso di Parma Infrastruttura, che è la società che gestisce il patrimonio del comune di Parma, quindi manutenzione, strade e così via. Sul tema adesso, sulla segnalazione, facciamo una verifica, insomma, se è già noto il problema e ha bisogno di interventi grossi, o se è semplicemente un'ordinaria manutenzione che si può portare avanti senza problemi. Va bene, io ringrazio tutti, soprattutto quelli che sono riusciti a rimanere fino alla fine, e niente, alla prossima, al prossimo incontro, e buonanotte. Grazie. Grazie a voi.